Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Anche quest'oggi avremo il nostro consueto menù per rallegrare la nostra mattinata. Allora avremo la rassegna stampa, i nostri servizi e poi due ospiti con i quali potrete dialogare telefonando al nostro numero di telefono, che è sempre lo 040 31 39 93, poi scrivendoci anche a svegliatrieste@tele4.it per comunicare appunto le vostre segnalazioni. Il primo ospite dalle 7:30 alle 9:15 sarà Gian Rossano Giannini del Movimento 5 Stelle, consigliere comunale a Trieste. Nella seconda parte invece avremo un esponente della Lega Nord, Giulio Ferluga, appunto della Lega a Muggia, consigliere comunale anche lui. Quindi se vorrete dialogare con loro potrete farlo attraverso i canali che vi ho appena elencato. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani, a cominciare dal Piccolo di Trieste, che apre ancora una volta con i sospetti di infiltrazioni mafiose in un'azienda del porto. Allora, mafia in porto, i passaggi sospetti, dalle accise evase alla richiesta di fallimento di CT, ingresso vietato al titolare. Andremo a vedere questo. Poi per la politica, il tour grillino di Maio tappa a Trieste, 5 Stelle a caccia di Big. Poi ancora in centro pagina, all'edicola del centro di Montedoro, gratta e vince 100.000 euro, ma forse sono 500.000. Un super bottino con il gratta e vinci venduto nell'edicola appunto del centro Montedoro. Il fortunato possessore, un signore muggesano, secondo quanto riferisce il titolare della rivendita, avrebbe vinto 100.000 euro, addirittura 500.000, dipende dal meccanismo del concorso. Torniamo alla politica, vediamo che verso le elezioni in Friuli Venezia Giulia Salvini blinda Fedriga in pista per la regione. Poi ancora per quanto riguarda sempre le cronache, però dal vicino Veneto, il colpo da film a Palazzo Ducale, spariti i gioielli dello sceicco, furto a Venezia, una notizia che ha fatto un po' il giro del mondo anche per le modalità di questo furto. Poi ancora invece andiamo a vedere la cronaca triestina, manager triestino della Princess Cruises trovato morto in mare, era a bordo della nave in Croazia, è un giallo, un mistero. E poi per quanto riguarda la coppia investita a Sistiana, migliora il ferito, ma è polemica, migliora appunto il ferito dell'incidente. Quindi il marito della donna morta dopo l'investimento, ma Sistiana è polemica sulla sicurezza stradale. Andiamo ora a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto, eccola qui. Allora, il Messaggero apre invece con la sanità, scontro Di Maio Regione, il leader del Movimento 5 Stelle dice ospedali chiusi in Friuli Venezia Giulia, l'assessore Telesca buffa la gigante. Questa è la polemica innescata proprio dalla visita ieri in regione di Luigi Di Maio. Poi ancora la notizia appunto che vi dicevo prima, rubati a Venezia i gioielli indiani, colpo milionario, ladri in azione a Palazzo Ducale. Ancora invece per quanto riguarda Udine, l'avvocato udinese, terremoto al vertice di Federconsumatori, Puschiasis se ne va. Basta lotte intestine. Poi ancora in centro pagina la fotonotizia, i nuovi sacchetti costano fino a 4 centesimi. Supermarket, ai clienti non piace la biobusta. Poi ancora cronache, anche qui abbiamo appunto purtroppo un incidente stradale, incidente in tangenziale, lui muore, la moglie ferita, vittima un quadrupede di 76 anni. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui, e si parla ancora una volta della politica e dei candidati dei 5 Stelle, 5 Stelle in tilt, il titolo del Corriere. Verso le elezioni, scontro PD centristi sul simbolo, ma Lorenzin dice l'alleanza non è in discussione. E per quanto riguarda invece il titolo principale, salta il sito, riaperti i termini, Raggi chiede di essere giudicata dopo il voto. E poi c'è un approfondimento di Marco Imarisio, la rete bucata di Rousseau, la democrazia su internet, e ancora appunto la sindaca e il nodo Marra, l'ex braccio dentro
Ora è uno scusate, l'ex braccio destro ora è un ostacolo. E poi ancora andiamo a vedere sempre nella prima pagina del Corriere della Sera, gli Stati Uniti, l'ex collaboratore parla di incontri sovversivi, Bannon accusa Trump e lui ha perso la testa. E ancora anche qui la ribellione anti-sacchetti e i piccoli costi dell'ecologia quotidiana. Allora, queste le prime pagine dei quotidiani. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo per dare inizio alla rassegna stampa vera e propria. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Vediamo qual è la situazione aiutandoci con il sito dell'OSMER regionale. La situazione generale sull'Europa dominano correnti occidentali strette tra l'anticiclone sulle Azzorre e la depressione d'Islanda. Giovedì, cioè oggi, passerà un moderato fronte caldo più attivo al confine con l'Austria. Allora, però oggi, giovedì 4 gennaio, si prevedono condizioni di nuvolosità variabile con probabili deboli precipitazioni sulle Alpi, possibili sulle Prealpi con neve oltre i 600 metri circa. Di notte possibili foschie o nebbie in pianura. Queste le temperature in pianura, comprese le minime tra meno 2 e più 2 gradi, le massime tra 6 e 9 gradi, più alte decisamente sulla costa, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. L'evoluzione diurna ci mostra un leggero peggioramento della situazione del cielo nel corso della giornata. Vediamo domani, venerdì 5 gennaio, tempo umido con cielo nuvoloso coperto su bassa pianura e costa. Variabile e nuvoloso in montagna. Sulle zone orientali possibili deboli piogge, zero termico a 2500 metri circa con inversione al mattino, possibili locali foschie o nebbie nelle ore più fredde. Queste le previsioni del tempo. Andiamo ora a vedere invece la rassegna stampa, andiamo a dare un'occhiata anche al sito di Trieste Prima che oggi, questa mattina, apre con una notizia che fa riferimento ai tanti incendi che sono scoppiati ultimamente all'interno di Cattinara. Allora l'azienda sanitaria, la Swiss, dice attivate misure di prevenzione degli incendi nelle strutture ospedaliere. La vigilanza antincendio è stata aumentata nell'arco delle 24 ore, incrementando notevolmente il numero di passaggi da parte degli addetti con rilevatore elettronico. Torniamo alla politica nazionale, allora vediamo sul Corriere della Sera, ci occupiamo della politica, in particolare dei 5 Stelle. Vi ricordo che oggi avremo ospite proprio nella prima parte della nostra trasmissione. Insieme a un ospite proprio del Movimento 5 Stelle. Ieri c'è stata la visita di Luigi Di Maio qui a Trieste e poi anche nel resto della regione. Allora andiamo a vedere un pochino che cosa accade. Ieri è stata una giornata importante, lo ha detto lo stesso Di Maio, per i 5 Stelle e ci sono state anche delle difficoltà. Salta il sito dei 5 Stelle e Raggi prova a rinviare l'udienza. Ingorgo di accessi per candidarsi alle selezioni online. Chi non è riuscito protesta e annuncia ricorsi, quindi c'è un po' di caos, migliaia di aspiranti candidati per il Parlamento e il sito movimento5stelle.it in tilt con tanto di proroga di qualche ora per permettere agli iscritti di formalizzare le candidature alle primarie pentastellate. La giornata che di fatto apre la selezione delle cosiddette parlamentari e si tinge di giallo per il movimento sul blog di Beppe Grillo. Lo spiegano, le autocandidature per le parlamentari sono un successo, tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia. Luigi Di Maio in tour elettorale a Trieste gongola, per noi oggi come 5 Stelle è un grande giorno e commenta, saranno parlamentari che dovranno rispettare regole ferree. Allora, vediamo ancora qualche riflesso della visita di Di Maio ieri. In regione, scegliamo il Messaggero Veneto.
Scontro sugli ospedali tra Di Maio e Telesca. Il capo grillino dice strutture chiuse e sanità fatta con la calcolatrice. L'assessore Telesca replica una bufala gigante, qui servizi d'alto livello. Questa è la polemica appunto tra l'assessore regionale e il candidato 5 Stelle. Poi ancora, non scelgo io, il nostro candidato sarà dal voto online, l'aspirante premier del 5 Stelle, presto decideranno gli iscritti in Friuli Venezia Giulia, neanche morto faccio un nome. E poi dalla segretaria al consigliere, pochi under 40, Bianchi, Patuanelli e Botteghi puntano a Palazzo Madama, De Carlo, ex dipendente del movimento alla Camera, qui si fanno appunto, si fa il totonomi per quanto riguarda proprio i 5 Stelle. La visita di ieri è stata seguita anche da Tele4, naturalmente, allora potremmo riproporvi il nostro servizio proprio della visita di Luigi Di Maio in porto, è iniziata proprio in porto a Trieste, vediamo. Essere qui al porto di Trieste significa conoscere le sfide del futuro dal punto di vista del trasporto merci, del traffico merci in Italia. Trieste è un porto che è al centro del mondo ed è molto importante per quello che sta succedendo anche nelle economie emergenti ad est. È il porto di Trieste, la prima tappa della visita di Luigi Di Maio in Friuli Venezia Giulia nell'ambito del tour elettorale iniziato 2 mesi fa. Una lunga chiacchierata con i vertici del nostro scalo, il presidente D'Agostino e il segretario generale Sommariva, sui temi dell'economia e dell'occupazione, al centro anche delle altre tappe in regione del candidato premier del Movimento 5 Stelle. Presenti gran parte degli eletti in regione e il capogruppo in comune. Nessun commento sul provvedimento del garante della privacy nei confronti dell'associazione Rousseau, responsabile del trattamento dati del sito e della piattaforma 5 Stelle, proprio nel giorno in cui scade il termine per le autocandidature alle primarie per la scelta di deputati e senatori. La vicenda ha rinfocolato la polemica sulla trasparenza e sulla questione morale. Noi abbiamo un nuovo statuto e un codice etico che danno finalmente delle risposte a quella che è la questione morale di cui si discute da 30 anni e passa in questo paese. Una questione morale che non passa soltanto per le questioni giudiziarie, ma anche per il modo in cui si gestisce lo Stato. Le liste bloccate noi non le facciamo decidendolo nelle segrete stanze di partito, ma lo facciamo con consultazioni pubbliche. E quello che voglio dire è che chiedo alle altre forze politiche che ci stanno facendo la morale su come selezioniamo i nostri candidati, cosa intendano fare con le liste bloccate. Per le politiche del 4 marzo in regione emergono i nomi del triestino Patuanelli e della friulana Bianchi. Sarà in ogni caso un test importante in vista delle elezioni regionali. Noi chiederemo ai nostri iscritti come comporre le liste. Cosa ci dice invece delle regionarie? Beh, anche quelle arriveranno presto. Grazie. Questa è quindi la visita in sintesi appunto di Luigi Di Maio ieri a Trieste, poi anche in regione. Torniamo a questo appuntamento perché in quell'occasione il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico, dell'Adriatico orientale, D'Agostino, ha parlato anche del caso delle infiltrazioni mafiose in porto e quindi andiamo a vedere anche oggi, c'è un approfondimento sul piccolo, su questo argomento, la situazione insomma non si sblocca, a parte appunto l'intervento di D'Agostino che viene ripreso anche qui sul piccolo, dice D'Agostino invoca una normativa speciale per prevenire e contrastare le infiltrazioni. Il titolo è Porto, vietato l'ingresso al titolare della DCT dopo lo stop del prefetto. Sotto la lente il ruolo di un dipendente della società triestina, già condannato in passato per associazione di tipo mafioso. Nell'estate 2017 la Depositi Costieri viene venduta alla Life SRL, Franco Knapp lascia la carica d'amministratore per quella di presidente. A tirarla in ballo è la stessa autorità portuale per tentare di sbloccare la situazione e consentire alle navi di riprendere ad approvvigionarsi. Si parla appunto dell'ipotesi di commissario. Debiti milionari, truffe sui carburanti e cessioni sospette di SPA al centro delle indagini sulle mire della Camorra in questo caso. Poi ancora c'è l'intervista, parla Giuseppe Della Rocca, numero
numero uno dell'impresa colpita dall'interdittiva, dice l'azienda può essere risanata. Dunque il badge ritirato, non mi lasciano neanche andare in ufficio, è pazzesco, dice appunto il titolare. Poi la linea di difesa: farò ricorso, ma il fallimento non andava chiesto. E ancora la difficoltà, i rifornimenti a secco, anche in particolare a Monfalcone. Fincantieri resiste, scongiurate per il momento ricadute negative sull'attività, ma i sindacati lanciano l'allarme, posti di lavoro a rischio. Quindi ci sono davvero tante conseguenze di questa vicenda. Torniamo ancora un po' alla politica, e qui appunto vediamo ancora la notizia sui 5 Stelle, la piattaforma web per le parlamentari è fuori uso per ore, poi si sblocca, Di Maio punta su nomi noti per le candidature. E ancora la mossa della sindaca di Roma Raggi, giudicatemi subito, nomina al Campidoglio, la sindaca gioca d'anticipo, così slitta tutto a dopo il voto. Appunto poi il leader del Movimento 5 Stelle a Trieste, riforma del Rio promossa, anche questa è stata una delle cose che ha detto, che ha concordato con il presidente dell'autorità portuale D'Agostino. E invece cambiamo argomento, cioè restiamo sempre nella politica, però cambiamo partito. Lo scontro PD, un'altra grana sulle alleanze, Bonino si mette in proprio, la leader dei radicali ora pensa a una raccolta di firme solo per la lista Più Europa, ore di contatti e trattative. Calenda lancia un appello affinché si trovi un'intesa, ma tra i renziani di stretta osservanza c'è un clima di sospetto. E ancora invece andiamo ancora all'altro schieramento, Salvini dice Fedriga in pista, vanno scelti i migliori. Il leader leghista concorda con il capogruppo alla Camera sulla corsa al voto in Friuli Venezia Giulia. No alle spartizioni, dice, la candidatura di Fontanini a Udine non influirà sulla decisione. E poi la curiosità che abbiamo dato anche noi nel telegiornale di ieri, governatori più social, Serracchiani al primo posto, la più gradita appunto nel mondo dei social network. Poi ancora si rileva appunto Jacob anticipa la voglia di Senato, Forza Italia attacca, annuncio via mail del Presidente dell'Aula e Riccardi risponde totale spregio dell'istituzione che rappresenta, lo ricordiamo, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Andiamo ora nelle pagine interne del Corriere della Sera con questa immagine curiosa che ha fatto anche un po' il giro di Facebook, insomma in internet. Vediamo le polemiche per il prezzo dei sacchetti bio. L'Italia unica ad applicare la direttiva dell'Unione Europea. La cifra nello scontrino, l'accusa, tassa mascherata, Galletti, no, è un atto di civiltà. E qui c'è insomma la foto emblematica di chi ha tentato insomma di fare il furbo e di aggirare questo nuovo obbligo del sacchetto, quindi prezzando le arance singolarmente. Dunque andiamo a vedere, quindi c'è chi ha provato a prezzare appunto le cose, gli oggetti che, oppure le frutte insomma, che comprava senza usare i sacchetti, però questa foto dell'arancia è diventata un po' un simbolo della protesta, che però insomma pare non abbia ragione d'essere, perché è entrato in vigore proprio col 1° gennaio questo obbligo nuovo. Anche noi abbiamo realizzato un servizio per capire quali sono state le reazioni dei triestini a questa novità introdotta proprio all'inizio dell'anno. Il nostro Bernardo Gulotta è andato a vedere in un supermercato che cosa è successo proprio nei primi giorni tra chi era favorevole e chi contrario a questa novità. Allora andiamo a vedere il servizio. Sono giorni di piena polemica riguardo ai sacchetti dei supermercati. Allora noi abbiamo fatto la prova, mi sono comprato una mela e abbiamo ovviamente lo scontrino. Lo scontrino che proprio evidenzia il prezzo della mela e il prezzo del sacchetto. 29 centesimi e 2 centesimi di sacchetto per un totale di 31 centesimi. Questo singolo acquisto che però moltiplicato per la spesa delle famiglie, per la spesa anche del sabato, quella magari più ricca di sacchetti, di frutta e verdura, può per alcuni diventare un problema. Finché una mela magari non è tanto, chissà se i triestini invece
questo rincaro lo digeriranno oppure no? Credo che sia giusto limitare l'utilizzo della plastica e vabbè. Quindi sul pagamento del sacchetto, cioè è giusto farli pagare? Questo sono un po' meno d'accordo. Ho visto che comunque sono sacchetti riciclabili, insomma. Quindi tutto sommato va bene secondo lei? Secondo me sì. Io sono arrabbiata per tutto perché ci prendono in giro in tante cose, perché adesso su 2 centesimi, 3, che poi si possono scalare anche già compreso nel prezzo, ci fanno solo impazzire e basta. Ci sarà meno spreco, la plastica è un problema per l'ambiente. Non sono d'accordo, mi pare una cosa un pochettino campata per aria, perché i cassacchetti ci sono sempre stati. C'è stato qualche episodio insolito all'interno del vostro supermercato? Sì, certo, più di uno. Adesso, ad esempio, questa mattina mi si è presentato un cliente qui davanti, a mani alzate, si è messo a urlare, a gridare, dicendo che lui non compra più verdura, non compra più frutta perché questi sacchetti secondo lui sono una cosa assurda e improponibile. Ma non è l'unico episodio, questo è uno dei più, quello che mi è rimasto un po' più impresso ovviamente, perché la persona che entra e si mette a urlare in negozio, tutti si girano ovviamente e fa la sua scena. Dopo ad esempio un'altra signora mi si è presentata con tutta la frutta e la verdura in mano e me li ha messi sulla cassa e mi fa: adesso io non voglio assolutamente comprare questi sacchetti, come facciamo? Poi, come sappiamo tutti, la legge ci obbliga ovviamente a dare questi sacchetti. Ho un altro esempio, che un signore mi ha lanciato proprio la frutta per terra, questo è successo ieri, e qui in ortofrutta mi fa: questi 2 centesimi sono una cosa assurda. Ora andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il commissario aggiunto Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Approfitto per farvi gli auguri, non ci siamo sentiti in questi giorni. Tanti auguri anche a lei. Diciamo, la nottata è trascorsa tranquillamente, almeno per quanto ci riguarda, parte un incidente di lieve entità. Mm-hmm. Per fortuna la serata di ieri è stata tranquilla. Bene. Il tempo pare volga al bello o misto, comunque prego di fare attenzione nelle parti alte della città, nell'altipiano c'è abbastanza umidità, brina, potrebbe esserci delle formazioni di brina, comunque l'asfalto nelle zone alte della città è bagnato, mentre in città al momento è asciutto. Il traffico, da quanto posso vedere dalle telecamere, è alquanto tranquillo, vista l'ora e anche il fatto che le scuole non sono ancora iniziate. C'è ovviamente questo è un periodo di tranquillità per quanto riguarda anche soprattutto queste ore mattutine. Ricordo che ci sono dei divieti di sosta a Piazzale dell'Obelisco e anche alla fine della strada vicentina, anche detta napoleonica, verso Prosecco, per una gara di corsa podistica che si terrà da oggi con vari tracciati fino a il giorno dell'Epifania. Per il resto al momento io non avrei altre notizie particolari da fornirvi. Benissimo, allora la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie, ancora buon anno. E noi torniamo invece alle notizie ancora per qualche minuto prima di andare in pubblicità e di ricevere il nostro primo ospite. Allora torniamo sull'incidente stradale di Sistiana. Oggi anche sul piccolo viene ripreso, come abbiamo fatto anche noi ieri nel telegiornale. Incidente di Sistiana, migliora il ferito. Vinicio Della Pietra è ricoverato a Catinara. Nell'investimento è morta la moglie Marisa Vidali. La comunità sotto shock. L'uomo alla guida, gli inquirenti hanno accertato che l'automobilista residente a Monfalcone non aveva fatto uso di alcol o stupefacenti. Poi la preghiera di Don Ugo, il parroco Bastiani ha voluto dedicare un pensiero ai due amati fedeli durante la messa celebrata ieri. 3 sinistri mortali in meno di 2 mesi, questo è il bilancio a Sistiana. Qui c'è l'intervento poi del sindaco, il comune. La viabilità verrà modificata. La giunta di Duino Aurisina dice interventi su segnaletica orizzontale e illuminazione e poi sulla rotonda. L'analisi appunto del dopo incidente mortale a Sistiana, che è appunto il terzo in poco tempo. Poi ancora andiamo sempre sul piccolo a vedere un'altra notizia di cronaca, perché c'è un giallo e un manager
triestino è caduto in mare, appunto vediamo il titolo del piccolo, manager cade in mare e annega in Croazia. Riccardo Zorzin è misteriosamente scivolato da una nave della Princess Cruises in transito nel Golfo di Fiume. Familiari avvisati solo 5 giorni dopo la scomparsa ed è giallo, quindi tragedia dai contorni ancora da definire. Lungo la costa croata, vittima un triestino di 55 anni, residente da tempo ad Olegna del Collio, Riccardo Zorzin, trovato senza vita il 26 dicembre tra le cime delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio d'acqua della marina vicino ad Abbazia, nel golfo quella località e la vicina città di Fiume, era transitata e potrebbe forse anche aver attraccato una delle grandi navi da crociera della compagnia per la quale Zorzin lavorava da anni, la Princess Cruises, società con sede in California, per la quale ricopriva a bordo il ruolo di procurement specialist. Non è ancora del tutto chiaro come l'uomo che lascia la moglie Teresa e 3 figli abbia trovato la morte. Il tutto è al vaglio delle autorità croate, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita. Quindi è giallo sulla scomparsa, sulla morte di questo manager della Princess Cruises. Ancora c'è la ricostruzione dei fatti e poi l'attesa per gli esiti dell'autopsia. Ha avviato l'iter per il rimpatrio della salma, il console dice massimo aiuto ai parenti, potrebbe essere stata una morte accidentale, ma ancora appunto non si sa e sicuramente l'autopsia farà chiarezza. E poi c'è la ricostruzione insomma della vita, è una famiglia splendida, ben voluta da tutto il paese, il dolore della piccola comunità di Dolegna dove la vittima viveva da 15 anni. La moglie Teresa gestisce l'affittacamere Torre Antica nella frazione di Ruttars, appunto nel piccolo paese isontino del Collio Goriziano. Allora, dunque si conclude qui la prima parte della nostra rassegna stampa, ora dobbiamo andare in pubblicità, fra poco saremo in compagnia di Gian Rossano Zannini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. A fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, allora diamo il benvenuto e il buon anno a Gian Rossano Giannini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, buon proseguimento, come tutti i triestini si dicono in questi giorni, e visto che ho appena scoperto che abbiamo ascoltatori, telespettatori che ci seguono in streaming anche da molto lontano. È vero. C'è un gruppo di triestini alle Canarie, vero? È vero, infatti. Allora, per loro feliz anno nuovo. Benissimo. Trieste è una città veramente internazionale. Happy New Year. Benissimo. Bonne nouvelle année. Lo diciamo in tutte le lingue. Xinyan hao. Non so quanti ci sono anche in lingua cinese seguono a Trieste, ma se sono interessati, se lavorano in città, sicuramente si meritano anche loro. Allora, grazie per questi auguri internazionali. Grazie molte. Allora, ieri è stata una giornata molto importante per il Movimento 5 Stelle che le rappresenta. E abbiamo avuto anche qui a Trieste proprio la visita del vostro leader nazionale, no? Luigi Di Maio. È venuto qui a Trieste, ha cominciato proprio dal porto il suo tour per concluderlo poi a Udine, al centro appunto all'Auditorium Comelli, esatto, per nella giornata molto importante che chiudeva, no? le autocandidature per Senato e Camera, giusto? Infatti, era una giornata veramente male che densa. Di Maio ha 30 anni, giovane, sì. Forza, veramente sono rimasto molto colpito da come riesce ad inanellare. Ieri in regione aveva 5 eventi diversi. Infatti, è vero, ho cominciato di prima mattina e poi... Io che non ho più 30 anni sono riuscito a seguirne solo uno, infatti sono andato a Udine, all'Auditorio Comelli, c'erano 500 persone, tutti presenti erano sorpresi di vedere una partecipazione così folta, perché il tema non è che fosse proprio dei più semplici,
perché si discuteva dei problemi che hanno gli esercenti, i commercianti, un po' il confronto a volte aspro tra la grande distribuzione e il piccolo commercio, quello certo. Che potrà essere la prospettiva. E c'erano il presidente della Confesercenti, Friuli Venezia Giulia, poi c'era anche una autorevole rappresentante del commercio, anche erano rappresentati gli ambulanti, perché anche loro fanno in qualche modo parte del novero delle persone che fanno distribuzione, tra l'altro. Infatti. Molto scontenti del fatto che anche gli ambulanti vengano considerati come se fossero grandi multinazionali che devono conquistarsi con un bando lo spazio in cui vende i loro prodotti, non fa differenza secondo questa incredibile normativa che impone, indipendentemente dalla dimensione, a partecipare addirittura a dei bandi europei. Quello diceva Di Maio, che lui ha chiesto come mai ci fosse una norma del genere, e la risposta è stata che nel fare la norma non si erano resi conto quindi che l'hanno fatta. Ecco. Deve essere stato, si dice, un errore di sbaglio, però la pagano qualunque norma che non è stata pensata bene, poi la pagano le persone che la devono applicare. Un'altra cosa bellissima che ha detto Di Maio è che molte persone dicono bisogna fare una legge per... E lui ha detto no, di leggi ne abbiamo già troppe. Bisognerebbe farle rispettare forse. Non solo bisognerebbe farle rispettare, ma ha citato anche degli esempi in altri paesi del mondo. Quando si fa una nuova legge, in pratica si sostituisce la vecchia e anche questo potrebbe essere un impegno del Movimento 5 Stelle, di non fare più quelle leggi che fanno richiami a commi, articoli di leggi che alla fine non si sa più che cosa fare. È vero. Perché la normativa deve essere chiara, limpida, applicabile immediatamente. Non bisogna essere avvocati per applicare una legge del proprio campo professionale o lavorativo. Quindi l'impegno sarà, nel Movimento 5 Stelle, ogni volta che propone una nuova legge, di riuscire a toglierne almeno tre, se non di più, di quelle vecchie. Chiaro, quindi addirittura, per semplificare un po' il quadro. Sì, no? Addirittura ci sono paesi dove, ha parlato di quello che succede in Francia, quello che succede in Inghilterra, dove le leggi, se nel giro di 2 anni si dimostra che non funzionano, vengono abolite, certo. Decadono. Perché è assurdo fare leggi, e in Italia sicuramente ne facciamo troppe. Addirittura in Francia, sì, dove avevano un problema simile, hanno stabilito che in Parlamento possono fare leggi per 3 settimane al mese, ma in un'altra settimana devono riflettere pausa su quello che hanno fatto. Invece in Italia si fa una legge nuova, praticamente considerando poi i decreti attuativi, le circolari, eccetera, praticamente ogni giorno esce qualcosa di nuovo e non ci si fa a stare dietro. Ma c'è anche un motivo dietro tutto ciò. Cioè, il Parlamento, che avrebbe questa funzione fondamentale di legiferare, alla fin fine gira su se stesso. I proponenti fanno a gara a chi propone più leggi per farsi belli con l'elettorato, dicendo che ne hanno proposte più di tutti gli altri, ma in realtà non pensano in quel momento a chi quelle leggi deve applicare. Scalano un po' la classifica della produttività. Fanno, però poi... esatto, una produttività che è effimera, certo. Perché se una legge non funziona non serve a niente, hanno sprecato il loro tempo. Quindi se arriva in Gazzetta Ufficiale una legge ogni 2 giorni, vuol dire che è una rincorsa continua e non si riesce ad avere un quadro normativo chiaro per tutte le attività nostre. Chiaro. E lo stesso succede con le tassazioni che si sovrappongono, con le difficoltà burocratiche che si sovrappongono. Quindi quando ha raccontato che quando gli chiedono di aiutare l'Italia a superare la eccessiva burocratizzazione, lui dice lo farò, ma non aumentando le leggi, ma globalmente diminuendole, perché per ogni nuova bisogna eliminare quelle vecchie che non vanno più. Questo è un progetto, insomma, che ha presentato ieri.
quindi. Sì. E poi anche sulla grande distribuzione sono grandi problemi. Perché, ecco, infatti è stato questo proprio un contatto, no, diretto con quelli che sono i problemi, in questo caso appunto del commercio, del rapporto difficile, diceva lei, tra grande e piccola distribuzione. Sì. Ieri ha parlato molto di economia, un po' in tutta la regione, è stato proprio improntato all'economia. Sicuramente qui a Trieste ha parlato del porto, ha incontrato il presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, con il presidente Sommariva, e credo sia stato un incontro molto importante, perché Trieste sta veramente riconquistando il suo ruolo fondamentale di città di porto, di commercio, di scambio, di movimenti. Tutto questo è positivo e sicuramente ci sono stati grandi meriti nell'avere ottenuto questi risultati. Bisogna dar merito al presidente dell'autorità portuale, Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, di aver fatto un ottimo lavoro. Ovviamente adesso andrà gestita questa grande espansione, infatti. Come ho chiesto io direttamente quando sono intervenuto in Consiglio Comunale a lui, di farlo ovviamente nel rispetto delle caratteristiche di Trieste, quindi sia l'ambiente, le bellezze della città, del lungomare. Quindi grande, grande attenzione, insomma, a questa operazione faraonica, no? Tra l'altro, non sapevo, ma Friuli Venezia Giulia è la regione che ha il più alto numero di grandi centri commerciali per abitante, cioè una cosa incredibile. Non lo sapevo neanche io questo. Questo veramente è il risultato. Pensavo fosse il vento, evidentemente c'è stato uno sviluppo di queste grandi estensioni di centri commerciali che hanno veramente falcidiato il piccolo commercio. Ora ne arriverà un altro anche a Trieste, la ex fiera, diciamo così, ecco, quindi ci sarà un'altra struttura anche là. Questa è una cosa che ci preoccupa molto. La cosa positiva è che ieri non è stata così una occasione solo di parlarsi addosso. C'erano questi interventi delle persone che conoscono i problemi, rappresentanti, confesercenti, commercio, piccola distribuzione, eccetera. E nel cercare di capire come mai siamo arrivati a questo punto, si è capito che sicuramente una grave responsabilità è stata della politica, perché con l'obiettivo di fare cassa hanno con troppa facilità dato concessioni per l'installazione di questi grandi centri commerciali. Capito, quindi c'è una responsabilità diretta. Sì, insomma. Perché evidentemente, cioè, è chiaro che comune, regione, chi appunto ha il controllo di queste aree, spesso fuori città, non utilizzate in maniera abbastanza proficua, hanno pensato di fare cassa dando queste concessioni. Le concessioni, chiaramente. Però non sono stati molto lungimiranti, perché che è successo? Sono proliferate troppo queste grandi superfici di supermercati, di centri commerciali, di vendite. Sì, certo. Ecco. E il fenomeno attualmente è già delineato, cioè dopo che per anni hanno avuto una grande espansione, tutti i commerci di grandi dimensioni. Adesso sono un po' in declino, no? Sono in declino per delle ragioni molto semplici. Uno, perché si fanno la concorrenza tra di loro. Certo. Cioè, loro hanno sfruttato l'economia di scala, di avere poche... C'è una telefonata, diamo la precedenza alla telefonata e poi tanto possiamo continuare il discorso. Proseguiamo, sono aspetti interessanti. Riprendiamo appunto questo sui centri commerciali che sta investendo proprio anche la nostra città. Sì, anche no? Qui vogliamo capire cosa succederà. Infatti, cosa capiterà. Allora, sentiamo subito il nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno. Buongiorno Bruno qua. Buongiorno Bruno. Buongiorno signor Bruno qua. Buon anno anche a lei. Ecco, grazie altrettanto. Professor, allora, più leggi fate, vuol dire più burocrazia. Ecco. E dopo, però, bisogna saper fare le leggi, no? E i nostri deputati e i nostri senatori che vengono eletti, praticamente noi sa far le leggi, perché loro, quando che vengono eletti deputati e senatori, non sa neanche
dove che si sentai e a che compito si chiamati, no? Di legge d'organo legiferante, quindi fa le leggi che regola la vita di una nazione. Quindi è roba che fa tremare i polsi. Tanto è vero che ogni legge in Italia deve avere i famosi decreti attuativi che li fa i burocrati, no? Perché senza, cioè, interpreta, cioè spiega cosa che vuol dire le leggi, perché quando si veniva la gazzetta fuori là, fatta la legge, bisogna aspettare i decreti attuativi. Perché le leggi si presta a diverse interpretazioni e quindi bisogna aspettare i decreti attuativi. Le leggi che si presta a diverse interpretazioni e se pampa i giudici, no? Perché siccome che i giudici non sono vincolati a nessuno, cioè un ente, cioè una istituzione a sé stante, ogni giudice è libero di interpretare le leggi secondo la sua coscienza e nessuno può dire niente. Ecco, questo è colpa delle leggi che lascia questo lasco, quindi può essere interpretazione estensiva, ristretta, a seconda del giudice, no? Ecco, quindi era un giudice addirittura che gli diceva ammazza sentenze, no? Che diceva una virgola, no? Perché era un periodo, cioè, non sa fare le leggi, no? Ecco, tanto è vero che anche voi come Movimento 5 Stelle appena adesso siete fatto un pochettino gli ossi, ma appena venuti dentro in Parlamento ieri come pesci fuori d'acqua. E quel che riguarda le leggi, no? Ecco, adesso praticamente se deve imparare qualcosa, e adesso che se entrai in qualche amministrazione, eccetera, come Roma, si trovai di fronte alle difficoltà perché non conosce perfettamente la macchina burocratica. Ecco, questo è. Addirittura era un ministero, oggi ancora un ministero della semplificazione delle leggi, che metteva là un ministro giusto per, senza portafoglio, giusto per dargliela, per dargli il contentin, e diceva oggi ho bruciato al macero 5.000 leggi. Bisogna vedere, no? Con questo problema qua se ovvia facendo il testo unico, no? Di mussoliniana memoria, il testo unico delle leggi comunali, il testo unico, no? Il codice penale, che è ancora il codice rocco, no? Ecco, per dirgli, no? Ecco. Comunque, quindi cioè, il legislatore, e questo dovessi fare, no? Le regole, sì. Ma praticamente noi gaviamo semplicemente le leggi di quel che meritiamo. Ecco, chiudo subito. Bravo. Volevo dirgli, sì. Di Maio che ha detto bene per la questione del porto di Del Rio, ma non è bene, è solo un tocchettino, no? Menis qua a Trieste, quando che parla del porto, parla un momentin così, sapendo cosa c'è sotto, Di Maio, no? Cioè, non so se sa che c'è in Costituzione italiana il territorio di Trieste, eccetera. C'è sempre mezze ammissioni, no? Quindi non bene il decreto Del Rio che già dovuto fare l'autorità portuale dell'Italia orientale, no? Beh, ecco, perché Venezia non voleva neanche questo. Quindi noi volevamo il porto franco internazionale, che i soldi resta qua, e noi volevamo l'autonomia della città di Trieste con il suo porto, con le sue tasse. Ecco, grazie, arrivederci. Grazie Bruno, buona giornata. Dunque, signor Bruno, la prima parte di quel che ha detto, in realtà lei sembra essere un esponente del Movimento 5 Stelle, perché era proprio quello che stavo dicendo, cioè la semplificazione burocratica è indispensabile. E ieri Di Maio l'ha detto chiaramente, abbiamo 200.000 leggi primarie in Italia che sono troppe. Se poi aggiungiamo, come giustamente diceva il signor Bruno, decreti attuativi, circolari, interpretazioni, poi tutta la giurisprudenza, infatti, non se ne viene fuori. Quindi proprio siccome appunto Di Maio è candidato del Movimento 5 Stelle a guidare un governo, tra l'altro ieri ha detto anche delle cose molto interessanti, ha detto ovviamente non si può sapere che consistenza avrà il risultato finale alle elezioni politiche.
Però il Movimento 5 Stelle, che come è ben noto non vuole fare alleanze, perché le alleanze vincolano tutti quelli che adesso hanno i gruppetti, i gruppettini, certo, che si stanno ulteriormente frazionando, avranno delle grandi difficoltà, perché ognuno che entra a far parte di un'alleanza poi arriva il momento in cui batte cassa, vuole avere un ritorno in termini di cosa? Di posizioni, di sedie, di responsabilità. Certo. Ecco. Invece il Movimento 5 Stelle non vuole entrare in questa diatriba di che cosa fare dopo. Il giorno che verrà, come speriamo, certificato dal voto che il Movimento 5 Stelle ha il più alto consenso in Italia, si andrà dal Capo dello Stato a dire: noi faremo un governo e proponiamo a chi ci vuole stare dei particolari, capito, buoni, specifici progetti. Adesso che c'è un'altra telefonata. C'è un'altra telefonata. Però, signor Bruno, sì, aspetti che dopo rispondo alla seconda parte. Perché... sul porto franco internazionale. Esatto, okay, perché lui ci tiene, no? È ovviamente. Vero, infatti. L'ho già ripetuto più volte, quindi so qual è la sua posizione. Quindi, come ho detto l'altra volta. Mm. Allora, subito la prossima telefonata. Pronto? Prego. Buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo. Pronto? Eccoci, pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come si chiama? Pronto? Prego, signora. Sì, la guardi, mi volevo solo una segnalazione. Prego, prego. Che palede tutto, 5 Stelle, Fratelli d'Italia. Ma perché non stai più attenti a quel che è successo ieri a Venezia? Che mi sono stata in tanti stati, però tutti ne faceva, specialmente San Pietroburgo, 4 volte il dito sul pollice, sul passaporto, e qua a Venezia... ieri chi ha rubato quei gioielli, ma come? Ma perché non fate entrare poca gente alla volta, un davanti, un dietro? Mm. E non c'è, devi portare via tutte quelle robe, quel tesoro. Che dai, roba, veramente. 5 stelle, impressione, 10 stelle, beh, impressionato un po' tutti. Voti. Ma cosa, scherziamo, dai. Ma neanche un voto non vi dà nessun più. dai. Per l'amor del cielo, quel bisogna stare attenti. Sì. Noi devi portarne via i nostri gioielli dell'Italia. Mm. Mi sono andata in tanti stati, ma mai tutti controllati, dietro e avanti. Pochi la volta, non come chi fa qua, che magari sei d'accordo con quel che sei dentro con quel che viene fuori. Dai, ti saluto e buongiorno. E senza parlare tanto un dell'altro, parlare piuttosto delle cose più utili. Buongiorno. Buongiorno a lei, signora. Buongiorno, grazie. Signora, sì, signora arrabbiata, l'ha fatta arrabbiare, sì, questa notizia, che una insomma cosa terribile, fa impressione. Cioè, no, rubare quei gioielli. Che tra l'altro noi in Italia i gioielli materiali come questi, ma anche... certo. I beni anche culturali, che sono dei ne abbiamo, certo, tanti, e dobbiamo avere le forze di proteggere questo, infatti, patrimonio. Infatti anche ieri Di Maio, scusate il ritorno, ma veramente ha fatto un discorso bellissimo. Dobbiamo investire in quei settori che hanno un moltiplicatore economico grande, quindi turismo, cultura, certo, energia, nel senso di efficientamento energetico, ripartire con i lavori edili, di mettere tutte le case, che adesso se guardate le case in vendita, classe energetica G, vuol dire che sono veramente dei colabrodo, cioè disperdono in maniera terribile. Quindi invece di costruire nuovi edifici, nuova cementificazione del suolo pubblico, investiamo nella messa in protezione, coibentare, fare i cappotti alle case, evitare le dispersioni dagli infissi, insomma l'efficientamento energetico può dare lavoro a tantissime persone. Tra l'altro consente anche un notevole risparmio. E poi, consente, no? Poi un risparmio, quindi, insomma, cioè è inutile, certo, sprecare questa energia. E poi l'altra cosa è, che ha un alto moltiplicatore, è la sicurezza. La sicurezza, infatti, vuol dire non essere esposti a questo tipo di furti, di, infatti, aggressioni, e in modo che le persone possano sentirsi tranquilli e andare in giro. Tra l'altro quest'anno il turismo, non solo a Trieste, ma anche in Italia, devo dire, sono molto contento che a Trieste ha avuto, certo, un sviluppo notevole. Perché? Perché le persone sentono che in Italia c'è maggiore sicurezza che in tanti paesi del mondo, cioè non vanno più tranquillamente in giro in posti esotici. Le bellezze che abbiamo in Italia e anche a Trieste, in tutta la regione, sono tali che insomma si sta meglio, si rischia di meno, però ecco, non
non dobbiamo permettere che i turisti vengano aggrediti e che vengano derubati, quindi dobbiamo fare così. Questo torniamo al signor Bruno. All'argomento che proponeva appunto il signor Bruno. Allora, lui dice che le leggi bisogna saperle fare. Sono pienamente d'accordo. Tra l'altro, non so se sa, che nel corso dei decenni, dal primo Parlamento al precedente, c'era stata una diminuzione delle competenze dei parlamentari. Adesso questo in parte è testimoniato dai titoli di studio, in parte da come lavorano nelle varie commissioni. Ecco, la prima volta che è risalita la parte di competenza del Parlamento è stato con l'ingresso in Parlamento del Movimento 5 Stelle, che ha fatto riaumentare la percentuale di persone laureate, per di più giovani. Io, quando sono stato a Rimini a ascoltare quello che avevano ottenuto nelle varie commissioni in cui i nostri parlamentari erano, ma anche a livello europeo, anche nelle regioni, hanno lavorato molto bene, perché proprio grazie a questa indipendenza di presentarsi da soli non hanno dovuto rendere conto a eventuali sostenitori, votanti con interesse, che condizionano l'azione politica. Le leggi, perché il Movimento 5 Stelle dice né di sinistra né di destra, perché il giusto, il buono, quello che funziona, non può essere così facilmente catalogato con un'etichetta destra o sinistra, che sono diciamo categorie superate, ma bisogna vedere quello che è veramente nell'interesse dei cittadini. E la sburocratizzazione è fondamentale. Per questo il Movimento 5 Stelle vuole ridurre il numero di leggi. Nel momento in cui si fa una legge nuova, non è possibile che uno debba andare a ripescare la legge di riferimento del 1949, oppure l'articolo tot, poi soppresso. Se si fa una legge nuova, deve essere organica. E successive modificazioni, no? Poi si trova spesso. Esatto. Cioè, deve essere una enunciazione semplice, perché con la semplicità si evitano poi tutte quelle anomalie di interpretazioni tirate per i capelli. Infatti, perché poi c'è anche il problema dell'interpretazione, no? Come diceva giustamente anche il signor Bruno. Esatto, poi il signor Bruno ogni volta che interviene porta l'acqua al suo mulino, perché lui dice sempre: abbiamo l'allegato ottavo, il trattato di pace, il territorio libero di Trieste. Dunque, io ho già risposto quando ha telefonato, era Vito Potenza, siamo qua, e gli ho detto: io, Consiglio Comunale, sono contentissimo di fare un incontro per chiarire questi aspetti. Certo. Però il riferimento alla Costituzione, notiamo questo fatto, alla Costituzione si devono rifare le leggi, perché le leggi devono avere la firma e il vaglio della costituzionalità. Quindi non è una cosa che possiamo fare noi qui in Consiglio Comunale localmente. Certo. Dovrà comunque, qualunque riferimento alla Costituzione, essere presente nella normativa nazionale. Dopodiché al signor Bruno io faccio questa domanda, perché lui ci ha detto più volte quanto guadagneremmo se fossimo territorio libero di Trieste e poter utilizzare i nostri soldi per noi. Immagino qui in loco le risorse, insomma. Ecco, le tasse, immagino che lui sia esperto di bilanci, no? Quindi quello che non ci ha mai detto è che cosa perderemmo dall'altro lato. Perché io, per esempio, che lavoro all'università, so bene che a livello locale non saremmo mai in grado di sostenere l'università se non avessimo delle risorse che ci vengono da Roma. E allo stesso momento, quando abbiamo i problemi della difesa del territorio, cioè il fatto di dover organizzare una difesa, adesso non voglio dire militare, ma cioè, in fin dei conti bisogna pensare anche a questo. Ci si deve pensare, noi non possiamo essere un vaso di goccio in mezzo a vasi di ferro. Insomma, ecco, quindi il bilancio lo vorrei vedere, cosa si pensa di poter beneficiare di più delle risorse triestine che useremo a Trieste rispetto alle risorse nazionali che verrebbero a cadere, perché se siamo indipendenti dobbiamo gestirci da soli, e non vorrei dover organizzare una difesa militare del territorio libero di Trieste. E allora potrebbero anche dirci: voi volete i benefici ma non vi volete accollare i costi. Un giorno, non so se lei presenta, sarà una stima
di quanto guadagniamo da una parte e quanto perdiamo dall'altra. Poi, io l'altra cosa che ho sempre visto nella storia, questo lo insegna, che nei momenti di benessere e di relativa pace tutti vorrebbero stare solo per conto proprio. Poi, in momenti più turbolenti, invece, ci si mette insieme perché l'unione fa la forza. Infatti, adesso, io in questa fase in cui le cose vanno relativamente bene, anche se il signor Bruno dice sempre va tutto a ramengo, qua non funziona più niente, però bisogna anche rendersi conto che potremmo avere dei momenti molto difficili, perché non c'è niente da fare, il riscaldamento globale è una realtà, i cambiamenti climatici sono una anche realtà. Anche se c'è chi la nega, ma insomma... No, beh, per esempio uno studente di fisica ha fatto una bellissima tesi che è stata presentata proprio poco prima delle festività, sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di mais e vite in Friuli Venezia Giulia. Ecco, quindi cioè, ci sono proprio stanno cominciando a studiare diretti. Questi riflessi diretti. E quindi, se pensiamo al futuro, signor Bruno, allora, io ho i capelli bianchi, ho una certa età come lei, noi rappresentiamo le persone che devono poter sfruttare la loro saggezza. Quelle tante cose che hanno visto nella loro vita devono essere motivo di riflessione per il futuro. Ma i giovani, quelli che vivranno nei prossimi decenni, che scelta di vita vogliono fare? Come vogliono affrontare questo futuro? Noi gli stiamo dando un debito che corrisponde a 30.000 euro a persona, che appena nasce un bambino ha sulle spalle un debito di 30.000 euro. Un giorno ci chiederanno, ma voi che cosa avete fatto per evitare questo accumulo? Certo. E che cosa ci state lasciando in cambio? Un mondo inquinato, irrespirabile, che diventa sempre più caldo, con gli animali che scompaiono, con la vita che è sempre più difficile, ci date un 30.000 euro di debito. Un giorno quelli decideranno che l'unica maniera per scrollarsi di dosso questo fardello è dire, beh, facciamo partire l'inflazione, no? Così tutti quelli che hanno i debiti si sgonfiano. Sì, certo, e noi, che abbiamo i capelli bianchi, abbiamo una certa età, rimarremo veramente spiazzati, perché se qualcuno ha messo qualcosa da parte e quello che pensa di poterlo utilizzare per la vecchiaia gli perde valore, non riesce a farci più niente, è quei quattro che... soldi che prende di pensione non gli bastano più a acquistare il da mangiare, e noi abbiamo questa responsabilità e non vogliamo lasciare ai giovani invece di capire cosa vogliono per il loro futuro? Dobbiamo farlo. E comunque, secondo me, dobbiamo veramente semplificare, non più quelle 200.000 leggi, per ognuna nuova che ne facciamo dobbiamo togliere almeno 3-4, e noi non vogliamo fare troppe leggi, proprio perché chi è che vuole tante leggi? Chi poi pensa di guadagnarci dalle incongruenze? Chiaro, noi so. Vogliamo semplificare le cose, non complicarle. Grazie. Allora, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Gian Rossano Giannini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo sempre in compagnia appunto di Gian Rossano Giannini, che è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Stavamo parlando anche di cambiamenti climatici, insomma di vari argomenti. Dovevamo ancora finire di approfondire però l'altro argomento, che era quello dell'economia, del commercio, dei grandi centri commerciali, sì, della situazione in Friuli Venezia Giulia. Prima ci diceva appunto che la nostra regione ha la più alta concentrazione per abitante, no? Sì, di questo tipo di centri. Sì. Ne stanno arrivando altri a Trieste, che per un certo periodo è stata un po' indietro, no? In questa corsa ai grandi centri, però adesso purtroppo si sta rimettendo in pari in un momento in cui c'è, dicevamo prima, una sorta di declino di questo modello di vendita. Sì, ma questo succede anche in biologia, no? Se abbiamo delle specie che sono in competizione per un ambiente, a un certo punto quella più forte cresce, si sviluppa, ma poi nel momento in cui satura la disponibilità di quell'ambiente, di quell'ecosistema, alla fine finiscono per soccombere. Allora, che succede? Che c'è competizione tra centro commerciale e centro commerciale, perché non è che aumentando il numero di centri commerciali in proporzione aumentano le persone che vanno a
comprare in tutti i casi, perché alla fine si diluiscono. Le persone decidono di uscire, saranno in proporzione agli abitanti di una città. Quando ce ne sono pochi, si concentrano in quei pochi, tra l'altro quando aprono c'è il gusto del nuovo, no? Andiamo chiaro, a scoprire, certo, vediamo tutti che vanno. Cos'è. Però dopo un po', a parte che ne spunta fuori un altro e vogliono andare a quell'altro, entrano in competizione. E già sta succedendo, addirittura, questo è un fenomeno che è diciamo, diffuso in tanti paesi del mondo. L'anno scorso negli Stati Uniti hanno chiuso 9.000 grandi centri commerciali. Sono tanti. Ecco, e qual è il problema? Che come al solito in Italia vediamo la guerra tra gli uni e gli altri. Chi sarebbero gli altri? Una volta uno diceva, se c'è il grande centro commerciale, questo va a scapito del piccolo commercio nella piccola, certo, nella città, nel centro di città. Questa era la dinamica. Insomma. Questa era la dinamica. E a Trieste l'abbiamo veramente subito questo fatto, perché basta andare in giro e vedere quanti negozi chiusi chiudono, che certo, ci sono, quante insegne negozio disponibile, in vendita, in affitto e rimangono chiusi. Basta andare, non so, anche attività storiche, attività, no? Poi storiche, il famoso insomma, Pirona, che cioè, certo, di cui si parla tanto, per cioè una ricchezza del paese. Quindi ha sofferto moltissimo la distribuzione, la piccola distribuzione nel centro delle città. Ma perché questo è potuto avvenire? Perché le persone si muovevano con veicolo privato. Però se uno ci pensa è un costo enorme avere un'auto e con la situazione economica che è peggiorata nel corso degli anni, meno persone hanno la disponibilità di uscire e andare in auto. Sicuramente ci sarà un momento in cui potrà essere privilegiato il piccolo esercizio nel centro città, perché le persone che non hanno bisogno di prendere l'auto si muovono più volentieri con i mezzi pubblici, certo, oppure per stare in città. E questo si sta vedendo dovunque ci sia una zona traffico limitato, una zona pedonale dove le persone possono passeggiare, rifiorisce il centro della città. Ma non solo il centro deve rifiorire, anche le periferie. Perché non è che chi abita in periferia deve per forza fare i chilometri per andare a fare la spesa, sarebbe bene che rifiorissero. Però attenzione, perché c'è un altro fenomeno in atto ed è quello che sta provocando la chiusura di tutti i grandi centri commerciali negli Stati Uniti, cioè il commercio online, quello che si chiama e-commerce. Ha dei vantaggi sicuramente, ma sta togliendo soldi e vendita diretta, certo. Degli altri. E quindi la competizione è tripla. Allora, ieri, per esempio, Di Maio ha affrontato questo tema, l'ha detto, dice, dobbiamo smetterla di vedere tutti contro tutti, ma dobbiamo fare in modo che ci siano delle azioni che non mettano gli uni contro gli altri, ma permettano a tutti della loro parte di lavorare, perché questo è l'obiettivo, cioè bisogna dare lavoro. Cioè se i negozi chiudono, le persone non lavorano più. Cioè, Di Maio ha fatto questo esempio. Dice, una volta c'erano quelli che erano proprietari della propria attività. Il negozio, ci lavoravano con la famiglia, eccetera. Dopodiché sono diventati dipendenti di una grande distribuzione. E però ancora avevano uno stipendio. Poi però per questa competizione la grande distribuzione comincia a chiudere e si trovano disoccupati. Allora, da imprenditore, proprietario, diventa dipendente che per un po' gli va bene, poi diventa disoccupato. E questa è una cosa veramente da spezzare, non bisogna fare, soprattutto per i giovani. Infatti, perché avere un esercizio commerciale permetteva anche a volte di tramandare di generazione in generazione. Infatti era una sorta di attività di famiglia che poi appunto poteva dare lavoro ai figli. No? Quindi, allora la domanda, come ci si comporta di fronte a questo grande sviluppo che in Italia ancora non è partito come negli Stati Uniti, che lì la percentuale di vendita però online arriverà anche qui, indubbio è inevitabile, arriverà. Insomma, certo. Quindi bisogna in qualche modo collaborare. Per esempio, io ho scoperto proprio da poco che si possono far mandare dei pacchi comprati online dentro un grande magazzino che c'è in città, dove c'è una zona delle caselle di arrivo dei pacchi comprati online. Evidentemente sono messi d'accordo, hanno trovato che così facendo la persona può fare sia un acquisto
in rete, farsi mandare il pacco invece che a casa sul lavoro, perché magari non è sempre a casa, nel centro commerciale o nel supermercato in centro di città, e così lo va a ritirare. E questo è un esempio di collaborazione tra tipi di commercio diversi. Certo, infatti. E comunque quello che tutti chiedevano ieri sera è: basta con questa burocratizzazione, non è possibile che io per fare un'attività debba seguire 200 leggi che so quali sono. Era questo il tema principale, insomma, per chi fa impresa è una grossa difficoltà questa. E poi l'altra cosa è l'eccessivo carico fiscale che c'è. E questo è un altro aspetto che è stato anche questo affrontato. Certo. Cioè il Movimento 5 Stelle, Di Maio ci ha raccontato che è stato da pochissimo negli Stati Uniti. E a sentire lì quali erano le prospettive di riduzione della tassazione. Adesso in Italia per le imprese addirittura si arriva oltre il 60%. Negli Stati Uniti vogliono ridurla a poche decine di percentuali. E lui ha fatto la domanda che avrebbero fatto anche qui in Italia: sì, ma con quali soldi pagano questa tassazione alle imprese? E la risposta che gli hanno dato è: cioè, ma noi non siamo come Stato, non siamo un'impresa, quindi non siamo che dobbiamo fare un bilancio così con il bilancino semplicemente dentro le regolette, eccetera. Noi abbiamo un obiettivo che può essere anche di lungo periodo. Se noi adesso siamo convinti che la nostra economia per ripartire ha bisogno di una diminuzione del costo del lavoro, della diminuzione della tassazione alle imprese, lo facciamo per un certo periodo, calcoliamo quanto ci guadagniamo, se anche lo facciamo in perdita, ovvero aumento del deficit, con il famoso sforamento, che noi siamo vincolati al 3% di Maastricht, no? Esatto. Se noi riuscissimo a convincere che per un investimento nel futuro non importa che sforiamo adesso, tanto sforano anche i francesi, sforano anche in altri paesi del nord Europa. Lo stanno facendo in tanti, è vero. Lo fanno in tanti, perché noi dobbiamo essere gli unici che rimangono dentro il 3% stretto di Maastricht e ci togliamo la possibilità di sviluppare la nostra economia. Per questo che se andiamo in crescita dell'1%, facciamo i salti di gioia, alcuni gridano al grande successo, quando invece ci confrontiamo agli altri paesi che hanno delle crescite del 2-3%, certo. E le hanno fatte pagando col deficit, che vuol dire momentaneamente aumentare il debito, che invece dovremmo diminuire, ma se lo facciamo con un lavoro che riparte, lo facciamo che sul lungo periodo dobbiamo far vedere che ci guadagniamo. Poi, piano piano, insomma, e poi si rientra. Per questo dobbiamo investire sul futuro. Non possiamo rimanere col bilancino del passato, regole strette, fiscal compact, poi eccetera. Poi parleremo ancora appunto di bilancino, ne ha parlato anche Di Maio ieri a proposito della sanità regionale, ma adesso ascoltiamo subito la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Vito Potenza. Ah, buongiorno. Ecco, l'ho citata, ha sentito? Sì, ho sentito. Allora, colgo l'occasione innanzitutto per salutare lei, la Bucarella e anche il dottor Giannini e augurargli a tutti buon anno. Grazie, buon anno. Il primo punto innanzitutto mi complimento col dottor Giannini per non aver sottovalutato l'invito che abbiamo posto qualche settimana fa, e questo gli fa onore. No, no, l'ho preso molto seriamente. Sì, questo volevo aggiungere poi un'altra questione, no? Prima lei citava le 200.000 leggi che sono praticamente attive in questo momento, ma tra queste 200.000 c'è anche la legge di ratifica del trattato di pace, dunque la specialità di Trieste è ancora in essere. E poi volevo sottolineare un altro punto, che al 9 di maggio, dunque tra qualche 12 gennaio, dunque tra qualche giorno, ci sarà praticamente davanti al giudice del lavoro un'importante udienza dove la Popular Assembly Project richiederà praticamente un fondo previdenziale sul territorio. Ecco, io credo che questo sia una cosa molto importante, perché nel momento in cui l'INPS è praticamente, non dico sull'orlo del collasso, ma quasi, perché Boeri ha chiesto 60 miliardi al governo per poter, come dire, far continuare l'erogazione di varie previdenziali,
diciamo, per noi sarebbe importante mettere al sicuro i nostri contributi su un fondo territoriale, un fondo di garanzia neutro, nel quale appunto possiamo attingere noi senza, come dice il Trattato di pace, dover essere soggetti al debito pubblico italiano. Ecco, io credo che queste azioni siano importanti per la città. I 5 Stelle sono, come dicevo sempre, come li rispetto molto, perché sono un movimento sicuramente innovatore rispetto alla politica classica che vediamo operare sul nostro territorio. Ecco, potrebbero in qualche modo, se non altro, divulgare, no, queste azioni pro territorio. Poi c'è un altro aspetto molto importante: noi in primavera lanceremo una petizione popolare nella quale appunto, a norma delle leggi vigenti in questo momento, chiederemo la defiscalizzazione delle pensioni sul territorio di Trieste. Ecco, auspicando che ci sia un turnover governativo, ossia che il leader dei 5 Stelle Di Maio diventi Presidente del Consiglio, ecco, noi con questa petizione daremo delega dei cittadini per aprire un tavolo di trattativa con il governo italiano su queste questioni, diciamo così, importanti. Ecco, ci piacerebbe in qualche modo avere un supporto su queste azioni popolari dal Movimento 5 Stelle, perché noi crediamo che i prossimi anni saranno anni di forti cambiamenti, in positivo si intende, però è necessario avere degli appoggi sicuramente a livello popolare, perché questo è il momento per dimostrare alla cittadinanza che in estrema difficoltà, e lo sarà sempre di più, penso al sostegno al reddito, penso alla mancanza di lavoro, penso a tantissime situazioni di crisi sociale. Ecco, io credo che chi fa politica come 5 Stelle in questo momento e associazioni come la nostra, che cercano di portare un forte cambiamento sul nostro territorio, abbiano l'obbligo di stare vicini, come dire, alla cittadinanza in questi grandi momenti di difficoltà. Ecco, questa è una proposta che faccio in generale per fare qualcosa di concreto e di tangibile per dare sollievo alla cittadinanza che in questo momento è in difficoltà. Ecco, dunque, tornando a ringraziare il dottor Giannini per essersi espresso su queste questioni, ecco, apro in qualche modo un tema di riflessione su queste questioni importanti. Sì. Ecco, avrei finito, vi ringrazio. Grazie, grazie. Buona giornata, ancora buon anno. Sì, buon anno anche a voi. Anch'io mi associo e devo dire che sono contento perché sta parlando di proposte concrete. Infatti. Cioè, questo fondo previdenziale sul territorio è una cosa che è un'offerta che può essere fatta, certo, per orientare le persone a garantirsi un futuro un pochino più tranquillo. Certo. Perché se uno pensa solo all'INPS e a quello che è possibile fare, cioè l'INPS è lontano. A parte che adesso si fa anche fatica a parlare con le persone, uno deve stare lì, molte cose deve fare online. Online e non sempre si funziona. Si perde il rapporto diretto. Allora, offrire un'alternativa che, cioè, mettendo insieme delle persone competenti che studiano questo fondo previdenziale legato al territorio, uno sa che comunque quello che investe per avere qualcosa di ritorno in futuro, nello stesso tempo gira localmente. Quindi mi piace moltissimo. Adesso la petizione popolare per la defiscalizzazione delle pensioni, adesso si può fare ovviamente una petizione, però anche lì vorrei vedere bene come si ottiene questo risultato, perché chiedere ovviamente di petizioni online ne girano tutti i giorni decine e non si sa bene poi quanto siano efficaci. A volte riescono almeno a far sapere che esiste un problema, che c'è una possibile soluzione. Però appunto bisogna capire bene come ottenere questo, saremmo tutti contenti di defiscalizzare. Però quello che mi preoccupava era quello che dicevo prima, cioè una pensione che non si adegua al costo della vita e però allo stesso tempo tutto intorno diventa più caro, fa diminuire il potere d'acquisto relativo della persona, che a quel punto è debole, perché chi è in pensione non ha più un potere contrattuale di dire io non lavoro più se non mi aumenti lo stipendio. Rimaniamo tutti appesi lì e quello che succede è che se non sia mai ci fosse una fiammata dell'inflazione, ci troveremmo ad andare a fare la spesa
con quei soldi della pensione che non ci bastano più. Infatti, e quindi sarebbe bene pensarci in anticipo. E come ci si fa a pensare? L'individuo in realtà non riesce a orientarsi. Uno va, magari chiede in banca, ma nessuno sa il consiglio giusto. E anche quelli che una volta uno pensava, dice, ma se io mi sono tenuto qualcosa da parte, ci guadagnerò qualcosa sopra. No, adesso non è più così. Nel momento in cui viene tutto regolato da quelli che sono i tassi europei, no? Che sono regolati in qualche modo dalla Banca Centrale Europea, ma anche quelli dei singoli paesi. Ma ci rendiamo conto che il Bund tedesco, che è il titolo di Stato della Germania, ha un rendimento negativo? Ovvero noi per comprare un titolo anni fa, però dobbiamo pagare la banca per tenerci i nostri soldi e non ci rende niente. Infatti. Anche in Italia i famosi buoni del tesoro hanno rendimenti schiacciati. Per non parlare poi degli investimenti immobiliari, che una volta erano un'ancora di salvezza. No? Noi ci siamo salvati perché le famiglie italiane hanno in proprietà, credo, quasi l'80%. Certo. Vivono in casa di proprietà. Di proprietà. Che è qualcosa che almeno permette di stare. Ma noi sappiamo qual è il problema, per esempio, a Trieste, con le case di edilizia popolare residenziale ATER, che a un certo punto le persone che hanno bisogno sono tante e non ci sono abbastanza disponibilità. Infatti. Poi cambiano le regole, uno si trova a pagare di più quello che pensava. Allora, queste certezze non ci sono perché, che hanno fatto? Hanno aumentato le tasse sulle abitazioni. È diventato talmente, non è più un investimento. Infatti. Che possa rendere, uno ci deve pensare, magari io mi devo garantire nella vecchiaia di avere un tetto, però se ci devo pagare troppo, meno male che sulla prima casa l'IMU, l'ICI, infatti, non si paga più. È stata tagliata, e però quello andrebbe mantenuto perché ovviamente ha un ruolo fondamentale, quindi come Movimento 5 Stelle pensiamo che quello sia fondamentale. Sì. Certo, però non possiamo accettare che chi di case ne ha decine continui a pagare un non nulla. Esatto. Lasciando gli altri in tutta la problematica. Esatto, quindi dicevo, il singolo non sa programmare eventuali investimenti dei pochi fondi che ha. Abbiamo visto che è successo con alcune situazioni che sono esplose, che persone hanno perso tutto quello che avevano perché hanno fatto investimenti sbagliati, o in imprese o in banche, o inseguendo dei miraggi di facili guadagni che non esistono. Come dicono, there is no free lunch, non c'è il pranzo gratis. E quindi non cadete nella trappola di farvi allettare da rendimenti che non sono realistici. Alla fin fine tutto segue quello che è il tasso nazionale. E noi non siamo sotto zero come il Bund tedesco sui titoli di Stato, semplicemente perché quel rendimento lì quantifica il rischio di fallimento paese. E se paghiamo uno, due, tre, vuol dire che purtroppo abbiamo anche questo rischio di fallimento. Certo. Speriamo di tenerlo lontano. Però è un famoso spread, diciamo un divario che stiamo pagando perché le nostre imprese che chiedono soldi a prestito devono pagare degli interessi che sono più alti di quelli che pagano le imprese tedesche che lo fanno in Germania. Quindi la nostra inefficienza, la farraginosità delle nostre leggi e tutta questa lotta tra persone, a proposito della lotta tra persone, prego di ricordarmi di parlare della lotta tra persone, è un aspetto importante, ma vedo che c'è una telefonata. Infatti, ce lo dicono dalla regia, allora sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Vediamo se riusciamo buongiorno. A parlare. Buongiorno, chi c'è in linea? Sì, eccoci, ecco. Buongiorno. Sì? Sì, buongiorno. Sì. Sentiamo, prego. La sentiamo signora, prego. Buongiorno, sono io? Sì, è lei. Sì. Ah, auguroni tanti, auguri. Con buon principio. Auguri. Vorrei dire qua, signore, del Movimento 5 Stelle, unica cosa che mi piace veramente è che questi ragazzi giovani, con tutto ciò che io sono stata berlusconiana e non posso dimenticarlo, lui mi ha promesso aumento della pensione e quindi non potevo fare da meno di non votarlo. E quelle mucchiate che se Berlusconi era da solo col suo partito un conto,
Ne abbiamo provato, cosa hanno fatto? Cioè hanno stato, ci sono stati 20 anni, più di 20 anni in politica, e noi adesso se troviamo con tutti questi debiti e stiamo morendo di fame. Prima mio partito era Democrazia Cristiana, con tutto ciò che io sono nata in Bosnia e Erzegovina, sono 45 anni oggi, mio compleanno, 45 anni in Italia, ho cresciuto i miei figli, sono sola nata grave, vado IMSS, questi qua, chi li ha mai votati? Ma si hanno inseriti da soli, chi è questo Gentiloni che si vergogni, che porta partito di sinistra, ma di cosa stiamo parlando signori? Ma questa è una truffa, vado IMSS, me l'hanno provato a rubare mia pensione di 500 euro, rubati i contributi, rubato tutto, e noi parliamo d'Italia che cresce, di che cosa, stanno portando briciole pane della bocca, ma mi pare normale. E come non credere questi ragazzi giovani da 5 Stelle, Battista, bravo ragazzo, intelligente, De Maio, ma tutti i ragazzi che cercano cambiare questo sistema, che ha potuto fare anche Berlusconi da solo senza aspettare tutti questi anni che viene da tutti i colori questi. No, uno partito deve essere pulito e schietto e chiaro. E tutto questo io devo soffrire con freddo, luce, gas, te va fuori, non ti dà nessuna risposta. Per come? Spago in freddo, signori miei, sto in freddo, con 500 euro non so cosa fare, non posso né mangiare, pago tutto, praticamente non pago niente, che mi chiudi tutto e via, vado a stare in questo modo come ha voluto questo partito. Questo partito non esiste, basta vedere quel Renzi, ma maledetto, quel schifoso, vabbè, si è inserito da solo, cosa vuole ancora lui? No, non in Italia aveva messo in ginocchio. Nelle offese personali. Abbiamo capito comunque il senso della sua protesta, grazie per aver telefonato, per averci portato questa sua testimonianza, grazie, buona giornata e buon anno, auguri insomma, per questo suo compleanno della sua presenza in Italia, se ho capito bene oggi. 45 anni sì. che è qui in Italia. Allora, era d'accordo con questa analisi che faceva la signora in qualche tratto? Dunque, insomma, la signora è chiaramente molto delusa da quello che è successo in Italia, esatto. Perché lei è venuta da 45 anni, evidentemente, anch'io quindi... adesso sono 30 anni che sono a Trieste, ecco. Ho scelto di venire a Trieste perché il mio campo è la scienza, Trieste insomma è sempre stato un faro per me, quindi ci ho lavorato molto contento, molto bene per scelta. E anche altre persone che sono venute a Trieste, ma sono venute in Italia e evidentemente si aspettavano qualcosa di meglio. Certo. Adesso la signora ha parlato di alcuni aspetti ben precisi, cioè ha detto, io ho sentito delle promesse e ho creduto a quelle promesse. Qualcuna delle promesse fatte sono state in qualche modo rispettate, altre no. Allora, facciamo un attimo attenzione, cioè quello che è successo in Italia è che per avere il voto tante persone hanno promesso Mario Monti. Mm. Promettere è facile. Adesso come mai io per esempio vengo qua, a parte che non sono candidato a niente, cioè, ma non è nel nostro stile quello di fare promesse per attirare le persone, diffidate delle promesse. Cioè noi siamo adulti, non dovremmo più credere alle favole, alle facili promesse. E anzi domandatevi com'è che le persone promettono perché vogliono avere il voto. E cosa ci vogliono fare con quel voto? Vogliono veramente fare l'interesse della persona che l'ha votati. Quello che è successo in Italia sicuramente è che le persone ricche sono diventate più ricche e le persone povere sono diventate più povere, ma anche la classe media. Le persone che non è che navigassero nell'oro, ma potevano con il proprio lavoro stare bene, ecco, hanno perso. E non parlare di quelli che il lavoro l'hanno perso completamente, certo. E quindi hanno dovuto fare richiesta d'aiuto alle famiglie. Allora, le promesse fatte in campagna elettorale andrebbero abolite, va bene? Perché dovrebbero tutti presentare un programma politico organico in cui si occupano di tutti i cittadini, non di quelli solo che li hanno votati, perché quando uno viene votato poi ha la responsabilità di lavorare per il bene di tutto il paese
Allora ci deve stare attento a promettere a uno, all'altro, quando le promesse alla fine cominceranno a essere incompatibili le une con le altre. Allora, se qualcuno dice io do ai pensionati tra 500 e 700 euro, gli do 100 euro in più, ma dove li prendono? Li tolgono a quelli che ne hanno, non lo so, 400-300? Dopodiché, e quelli che la pensione non ce l'hanno neanche? E quelli che il lavoro non ce l'hanno? Quindi, uno che si propone di fare un lavoro per l'interesse di tutti, deve avere ben chiaro che il suo programma elettorale deve essere in grado di manifestare coerenza e attuabilità, che non deve sbandierare una promessa. In che modo, insomma, è possibile attuare quello che esatto. si propone. Adesso, per esempio, come Movimento 5 Stelle, noi non facciamo una proposta ideologica, cioè noi siamo coscienti che gli italiani hanno esigenze diverse a seconda della fascia d'età, a seconda di dove abitano, ci sono problemi diversi al sud e al nord, abbiamo le grandi città oppure le piccole città, o addirittura i paesi agricoli, quelli che sono i paesi che stanno svuotandosi, che non ci abita più nessuno, oppure che l'agricoltura che potrebbe ripartire ma non è detto che riparte. Non vogliamo mettere gli italiani gli uni contro gli altri, vogliamo fare una politica che vada bene per tutti e possibilmente col sorriso. Anzi, voglio questo salutare una signora che ho incontrato in uno degli uffici, che mi ha aiutato a trovare la strada. Signora Ornella, non so se sta seguendo, forse è già al lavoro, però a quest'ora, cioè io non riesco a seguire. Anzi, fra poco dobbiamo andare in pubblicità, quindi... Ha detto, noi dobbiamo cercare di fare tutti, a parte che non sapeva io di che schieramento politico fossi. Però per il fatto semplice che salutata cordialmente, un po' di sorriso, di cordialità, lavoriamo insieme, non mettiamoci gli uni contro gli altri e dopo vi dirò perché. Benissimo, allora andiamo in pubblicità e ci spiegherà appunto il motivo subito dopo una breve pausa, fra poco. Bentornati in diretta, Sveglia Trieste. Allora, Gian Rossano Giannini ci spiega il perché, il motivo, insomma, che ci diceva prima, poi diamo ascolto alla prossima telefonata che so che è già in linea. E allora sentiamo subito la telefonata, non facciamo aspettare. Benissimo, allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Prego, ci dica. E volevo un attimo commentare le parole del professore. Sì. E lui dice di essere, cioè che il Movimento 5 Stelle non è né di destra né di sinistra e caldeggia così, auspica una politica che metta d'accordo tutti, col sorriso addirittura, quindi è una cosa veramente che tutti quanti vorremmo. Ma sul piano pratico non vedo come questo si possa realizzare. Tutti vorremmo stare bene, in pace, però lei capisce, professore, che se una legge punisce in qualche modo un imprenditore, questo qui farà felice l'operaio, ma l'imprenditore lo fa infelice. Quindi vediamo tutti i giorni delle persone che si lamentano, per esempio, per gli stipendi, gli emolumenti dei nostri parlamentari, ma se questo non ci fosse il nostro Parlamento sarebbe vuoto, non c'è nessuno che si candiderebbe a gratis o per prendere 4 lire. Non so come il Movimento 5 Stelle possa continuare su questa linea, senza mettersi da una parte o dall'altra, senza scegliere, è una cosa impossibile. Anche i figli di Totorina, per loro il loro padre è un padre meraviglioso, per noi Rina è un delinquente. Mi dica lei come si possono mettere assieme due opposti così grandi in una società che funzioni. Abbiamo visto, adesso c'è la nuova legge sul, per saltare completamente di argomento, la nuova legge sui sacchetti, pagare i sacchetti dei supermercati. Sì. Sembra che sia una legge fatta adesso dal Partito Democratico per una questione ambientale. Sull'articolo di Trieste prima di stamattina faceva luce meravigliosamente sul problema,
segnalando che nel 2010 già il governo Berlusconi aveva fatto tutto quello che c'era da fare per quanto riguarda il problema dei biosacchetti. Quindi non c'era nessuna necessità di far pagare oggi, non c'è nessuna legge neanche europea che imponga questo a noi, semplicemente è un favore che qualcuno ha fatto a qualcun altro per fargli guadagnare qualcosa. E se vogliamo fare un discorso ecologico, qui semplicemente si deve consentire agli acquirenti di andare nei supermercati con i propri contenitori e non si fanno pagare delle spese. Certo. Che noi come consumatori non abbiamo voluto, e non abbiamo voluto fare la spesa da soli e mettere in ogni sacchetto ogni singolo alimento, una carota, una foglia di sedano, una mela. Ci è stato imposto, non vedo perché dobbiamo adesso pagare per quanto poco, ma per qualcuno sarà anche abbastanza. Quindi lei come si pone, scusi, su queste scelte che nessuno, anche voi, quando dite di non essere di nessun partito, di nessuna orientamento politico, no. Io non sento nessuno che dice del Movimento 5 Stelle che per fare una cosa ecologica basta semplicemente non adoperare i sacchetti, ma questo qui no, voi non lo dite, nessuno ci dice niente, andiamo avanti così. Per me questa è una linea che non paga. Chiariamo questi punti. Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Buona per giornata. Avere sollecitato per una risposta su aspetti specifici. Ecco. Dunque, non è che noi come Movimento 5 Stelle non abbiamo una linea politica. Infatti. Quando si dice non siamo né di destra né di sinistra, è perché è una semplificazione legata a un modo di pensare che oramai è superato. Cosa rappresentava la destra, i conservatori? Cosa rappresentava la sinistra, i progressisti? I conservatori volevano mantenere certi privilegi, i progressisti, diciamo così, la parte più buona del termine, vuole fare un cambiamento. Allora, quello che succede è che in una società variegata come quella nostra italiana, le esigenze sono le più varie possibili e non possono essere imbrigliate in una schematizzazione che indubbiamente non rappresenta alla fin fine la realtà. Un mondo complesso e multisfaccettato ha delle esigenze diverse e soprattutto non deve essere la somma degli egoismi, perché se mettiamo gli egoismi gli uni contro gli altri, chi vuole difendere il capitale, chi vuole difendere il lavoro, chi vuole difendere la famiglia, chi vuole difendere le forze armate? No. Dobbiamo fare in modo che le persone possano convivere nell'interesse comune. Quindi quello che il Movimento 5 Stelle propone è una scelta non ideologica, con la discussione dei vari punti, basata sui dati di fatto, possibilmente quantitativi. E io sento che cioè, una qualche funzione ce l'ho anch'io, che come fisico mai avrei pensato di dovermi occupare di politica, ma penso che affrontare le problematiche del mondo in aspetto quantitativo può essere importante per tutti. Cominciamo dalla fine, i sacchetti di plastica, infatti. Dunque, qui penso citasse anche questo articolo, credo, che troviamo sul sito di Trieste Prima, sacchetti ultraleggeri, l'Europa non ci ha chiesto un bel nulla, insomma, anche questo è un... Io tra l'altro sono rimasto impressionato dal servizio di Bernardo Gullotta, no? Che è andato lì e ha preso un sacchetto appesato, cos'era, una mela, una mela. E veniva 31 centesimi, di cui 2 centesimi il costo del sacchetto. Esatto. Ah, è assurdo, no? Perché vuol dire avere il 6% di costo di quello che vuole comprare è una cosa che deve buttare. Infatti. La cosa più odiosa è che sia un obbligo, un costo in più che viene caricato immediatamente senza discutere sui cittadini, tra l'altro impedendo di utilizzare sistemi alternativi. Questo infatti è qualcuno diceva, ma io fin dai tempi di mia nonna so che andava al mercato con la borsa di rete dove metteva l'insalata, che così neanche si rovinava. Perché poi nella plastica si rovina. Ma io per esempio racconto che sono stato sorpreso quando in un supermercato in Inghilterra hanno chiesto, dice, quanti sacchetti si è portato da casa? Dico, perché nessuno. Scusi? No, dice, no, perché se lei mi dice io le sconto
quanti sacchetti si è portato da casa. Cioè non fanno pagare in sola più, però sanno che il costo della loro confezione è in qualche modo incluso nel costo globale di quello che viene caricato sul costo dei prodotti. Certo. Ma se uno va lì con il suo sacchetto, gli sottraggono qualcosa. Dico, mamma mia, che cosa fantastica! Certo. Questo invoglia veramente le persone ad andare con le proprie buste, sacchetti, eccetera, perché ne hanno addirittura uno sconto alla cassa. Infatti. Io ero sorpreso, ma scusi, ma no, perché così visto che non usa i nostri sacchetti, ma è il contrario. Mi è impedito di portarsi i propri sacchetti, ecco, da casa. Questa è un'altra si cosa. Dice per ragioni di igiene, però insomma, poi c'è stata anche questa foto che ha fatto un po' il giro del web, che è anche carina, insomma. Sì, con l'etichetta arancia, esatto, per arancia. Arancia per arancia, un escamotage che però pare non sia legale neanche in questo caso. Ecco, questo è anche detto Di Maio ieri sera a Udine, ha detto, diciamo, è possibile che in Italia i cittadini vengono sempre visti come colpevoli di qualcosa da tartassare, da sfruttare, da spremere? Cioè, ma è possibile tutto questo? Cioè, cerchiamo di capire che i cittadini devono in qualche modo essere difesi. E anche parlava delle imprese, no? Che le imprese, sì, devono essere aiutate, certo, nel fare impresa in Italia e non scoraggiate per il fatto che la burocrazia è complicata, perché ci sono troppe leggi contraddittorie, i tempi sono lunghi, che neanche la pubblica amministrazione paga le imprese in tempi ragionevoli, quando, esatto, in Europa al massimo entro un mese, in Italia già così l'idea è 180 giorni. Ma 180 giorni che poi non vengono neanche rispettati. Spesso è così, purtroppo. Lo Stato ha un debito enorme nei confronti delle imprese a cui deve restituire dei soldi. E non lo fa, ma che vergogna, vuol dire essere veramente non attenti. Quindi questo tartassare il cittadino fino all'ultima cosa, compreso i 2 centesimi nel costo del sacchetto, mi sembra esagerato. Il cittadino non deve essere il colpevole di tutto, non deve essere tartassato, per di più favorendo chi, l'1% della popolazione italiana, che come diceva Di Maio, ha un quarto di tutta la ricchezza del paese. Questo non è giusto. I cittadini spremuti fino all'ultimo. Però la signora diceva anche, com'è possibile che i 5 Stelle propongano qualcosa col sorriso senza scegliere? Non è vero che non scegliamo. Scegliamo e come? Ma le scelte che facciamo, innanzitutto le condividiamo tramite questo meccanismo delle leggi proposte in rete, che è una grande novità. Cioè, chi è che vi ha mai chiesto che legge volete pubblicamente e voi cittadini abbiate mai potuto dire la vostra? Il Movimento 5 Stelle questo si sta facendo. Certo, non è facilissimo, perché non tutti hanno dimestichezza con le risposte online. Ieri poi c'è stato qualche problema, no? C'è stato qualche problema. Sito, c'è stato questo assalto alle autocandidature. Per questo cui perché poi in Italia si fa sempre all'ultimo momento, ecco, tutto, no? E ovviamente anche i sistemi più grandi tendono a ingolfarsi, però non so quanto effettivamente sia stato dovuto al problema tecnico o all'affollamento degli ultimi minuti, o quanto non sia stato anche ingigantito dai mezzi di comunicazione, che appena c'è qualcosa che sembra non vada, i 5 Stelle, non c'hanno la privacy del voto. Ma diciamo, gli altri, quando mai hanno potuto esprimere la loro preferenza di voto per i loro candidati a una votazione che si fa chiedendo il parere preventivo online? Questo stiamo cercando di farlo. Allora, la signora diceva Rina. Anche loro, come dice il proverbio, ogni scarafone è bello a mamma sua, no? Anche in una famiglia mafiosa si considerano bene. Però, un momento, attenzione, ci sono delle cose che possono essere opinioni, delle altre dei dati oggettivi. Persone che hanno fatto malaffari, certo, delinquenza ed è stato provato, adesso non si possono appellare al rispetto per tutti, certo, rispettiamo tutti, però non potete ammazzare le persone, adesso mi riferisco a quei mafiosi a cui faceva riferimento la signora, e poi dire che sono tutte brave persone, no, mi dispiace. Questo. E questo il Movimento 5 Stelle, anche con lo statuto, stiamo chiedendo un impegno a tutti i candidati ad essere persone che rispettano le leggi, rispettano gli impegni, non vogliono cambiare casacca, perché il Movimento 5 Stelle non è un taxi, come ho detto Di Maio, per portare le persone in Parlamento che poi fanno quello che vogliono e non rispettano l'impegno preso, certo, con gli elettori
di essere onesti, puri e possibilmente sorridenti. Allora, a proposito di sacchetti, leggo qualche mail che è arrivata qui al nostro indirizzo. Allora, i sacchetti biodegradabili sì, lo chiede l'Europa, ma il limite benzapirene, ai limiti di Europa invece no. È tutto uno sporco interesse, la massa paga, di solito prendono sulle pensioni, questa è una nuova invenzione. Saluti Gino. È ironico, i sacchetti biodegradabili chiede l'Europa, ma non ci chiede di limitare il benzapirene. Sapete, no, che una delle regioni più inquinate d'Europa è proprio la nostra pianura padana. L'anno scorso erano uscite le stime di decine di migliaia di morti per via dell'inquinamento in pianura padana. E speriamo che non ci succeda mai di dover ricevere i venti che, dopo accumulo di qualche settimana degli inquinanti in pianura padana, ce li vengono a portare qui da noi, perché cioè, a quel punto ci dovremo veramente tutti tappare in casa con le mascherine. Certo. Di solito la nostra bora arriva da un'altra parte, però insomma non è impossibile. Potrebbe succedere vento e tra l'altro di inquinanti purtroppo sappiamo, ne abbiamo anche in città e i giardini pubblici ne sono anche testimonianza che ancora sono chiusi, non agibili per l'inquinamento. È vero. Ancora sui sacchetti, allora eliminiamo i sacchetti di plastica e facciamo cambio con i sacchetti di carta, dice il signor Nevio. E poi borse di plastica, la signora Daniela, ma voi dove eravate quando è passata sta mascalzonata dei sacchettini dell'amica di Renzi? Dove eravamo? Noi in Parlamento siamo purtroppo in minoranza, quindi votate il Movimento 5 Stelle, così la prossima volta non facciamo passare queste cose. Abbiamo fatto delle battaglie notevoli per evitare di fare mascalzonate a favore di qualcuno o amico di qualcuno o salvare qualche banca e non le persone che hanno visto i propri risparmi svanire nel nulla e non salvati da nessuno. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Intanto un saluto alla conduttrice e anche al vostro ospite, che buongiorno. Volevo dirvi che in effetti sono molto d'accordo, perché lui ha fatto un esame abbastanza giusto della storia delle pensioni, ad esempio, che purtroppo la classe media, che ormai è praticamente stata massacrata, e i soldi della pensione già li sono stati dimezzati con il potere d'acquisto, con la famosa introduzione dell'euro. E poi, man mano che passa gli anni, sempre peggio, perché la Fornero si è intestardito che a un certo punto chi chiede una pensione, oddio, non certo da ricchi, comunque non ha bisogno di nessun aggiornamento. Sono passati tanti anni, gli aggiornamenti sono rimasti proprio bloccati. In compenso cresce tutto, le tasse giorno per giorno. Renzi era tanto contento che gli era riuscito ad abbassarne la bolletta del gas, di 8 euro l'anno, se non erro. Adesso gli era una mazzata comunque. Quindi, ognuno ha i suoi problemi, perché in effetti i soldi sono sempre stessi, anzi sempre meno, perché aggiornando tutte queste robe adesso ne mancava anche, perché poi dopo la gente anche comincia a stancarsi di tutti questi soprusi. E adesso ultimo questo dei famosi sacchetti, che poi una signora aveva detto anche che sono riutilizzabili, ma non è vero niente, e si rompi subito. Subito, sì. Anche le famose borsine della spesa, che se caso mai la si dimentica, appunto quella che la si porta lei da casa, la deve per forza comprarla, e 10 centesimi di quella roba là, in effetti lei non arriva neanche a casa con questa borsina intera. Figuriamoci poi quando piove addirittura, le si scioglie come neve al sole. Quindi siamo soggetti a dei soprusi continui, costanti, quotidiani, e la storia degli immigranti. Sì, il costo quel che costa, ma sulla sanità costa tantissimo, perché mi vedo che mi è successo da vedere che c'è delle persone che si porta 5-6 fiori a fare i denti, e noi dovremmo pagare invece tutto, anzi il famoso ceto medio si paga anche il ticket, che aumenta comunque sempre, quindi veramente siamo ridotti proprio niente tanto bene, diria. E speriamo che, vi faccio gli auguri anche voi, che quest'anno sia un po' meglio,
Anche perché però un giorno che ascoltavo una trasmissione che era con delle ragazze del vostro partito, in effetti Lori pensa, sai, giovani e le pensioni, uno che vi ha fatto una domanda e l'aveva proprio evitata, proprio Lori, i vecchietti, i poveri, i nonni, questi qua non vanno, i nonni proprio potessi anche morire, che poi in effetti è quel che spesso e volentieri anche aiuta i nipoti, i fiori con la loro pensione, cosa che succede, diremo ormai, quasi a tutti noi. Vabbè, speriamo ben che quest'anno sbagli un poco meglio. Vi ringrazio. Ce lo auguriamo tutti. Signora, grazie. Ce lo speriamo. E commento qualcosa perché ho detto le cose molto importanti. Molto interessanti. Alcune cose effettivamente sono odiose e ci dovremmo ribellare. Per esempio, se in un supermercato ci propongo un sacchetto di plastica con la pubblicità del supermercato, noi dovremmo rifiutarci di pagare questi famosi 2 centesimi, perché è assurdo, cioè o mi dai una cosa che non ti fa pubblicità, se no niente. Dopodiché dovremmo anche rifiutarci di pagare questi 2 centesimi, perché qualunque imposizione può essere fatta solo se c'è un'alternativa. Allora, se io mi sono dimenticato di portare qualcosa, va bene, fammi pagare questo sacchetto che tra l'altro, come diceva la signora, si rompe subito, perché... Cioè, è importante avere una diminuzione di quella che è la plastica che va a finire nei nostri mari, perché ma ci rendiamo conto che abbiamo riversato in mare milioni di tonnellate di plastica che non è biodegradabile, che finisce nello stomaco dei pesci, poi viene sminuzzato e si ritrasmette, cioè affoga le specie più piccole, veramente un disastro. Un giorno dovremo ripulire i nostri mari da questo scempio che è stato fatto. Però un'altra cosa che diceva la signora è che quando io vado lì con una borsa, io se non mi possono far pagare una cosa perché ho la borsa mia. E questo si era sempre fatto. È vero. Poi la signora parlava anche di altre cose, della Fornero. Adesso, questo ha detto anche ieri Di Maio, ha parlato per un'ora, ha detto le cose fantastiche. Sì. Io non ho fatto in tempo a prendere appunti, perché ha detto talmente tante belle cose, ma grazie alla signora per averlo in mente. Ma ci rendiamo conto che è stato fatto un doppio furto con la legge Fornero. È stato fatto immediatamente, perché praticamente abbiamo visto l'effetto che ha avuto sugli esodati, ma abbiamo visto un anno di rinvio così secco della andata in pensione di persone che avevano già maturato i requisiti e quanto era stato per poter andare appunto a cedere le pensioni. Ma è stato fatto un doppio furto, quindi è stato fatto un anno tolto ai lavoratori, ma un anno ai giovani che avevano la speranza di poter entrare nel mondo del lavoro, che hanno visto ulteriormente rimandato questo momento, nonostante abbiano studiato, si sono preparati, eccetera. Perché la Fornero piangeva quando è passata? Perché io in quel momento devo aver avuto un ripensamento, probabilmente le hanno imposto questo, è stato Monti, che tra l'altro non si sta scoprendo che anche Monti qualche cosa che non andava così bene c'era. Ma le docenti universitarie alla Fornero credo che gli strumenti mentali e professionali per valutare l'impatto ce l'avesse tutti. È stata fatta una scelta politica, non so se gliel'hanno imposta, l'ha fatta spontaneamente, ma il risultato è che è stato imposto una riforma delle pensioni odiosa, terribile, che hanno creato danni con gli esodati, che hanno creato danni a tutti quelli che hanno visto rimandare di un anno le pensioni, e tutti i giovani non hanno potuto entrare. Ieri Di Maio ha detto: questa stortura la dobbiamo togliere. Ci metteremo 5 anni, lo faremo gradualmente, ma quello che è stato il disastro, la legge Fornero, che ha creato questo blocco dei pensionamenti, blocco delle pensioni, quando nel frattempo il costo della vita comunque è aumentato, nonostante la bassa inflazione, nonostante i bassissimi tassi, attenzione che potrebbero scollegarsi le due cose, perché nel momento in cui c'è un aumento dei tassi, quello è legato al fatto che non riescono magari un giorno più a vendere tutti questi titoli di Stato, e allora a quel punto i tassi salgono, ma si perde in conto capitale, il valore di quello che uno ha messo da parte crolla.
Allora, tutti non vogliono vedere sparire il capitale che hanno, corrono a vendere questi titoli di Stato, i tassi salgono ancora perché vogliono invogliare a continuare a prenderli, perché se no gli stati, le banche, eccetera, incominciano a fallire, ecco, e questo può far esplodere i tassi. Non è detto che l'inflazione esploda allo stesso tempo, perché per avere inflazione bisogna vedere se i salari seguono e se crescono, ma se non aumentano i salari, non aumentano le pensioni, non c'è adeguamento al costo della vita, può succedere uno scollamento come quando era successa la stagflazione, che c'era inflazione insieme al ristagno. Adesso potrebbe succedere, tassi che esplodono, tutti quelli che hanno i mutui a tasso variabile potrebbero trovarsi in difficoltà, perché però speriamo che non succeda. Le prospettive sono ancora deflattive, ma deflattive però non ci garantisce da un'esplosione, un'infiammata dei tassi momentaneamente legata al fatto che sono stati accumulati troppi titoli di Stato e banche e stati ne hanno le cassaforte piene e se ne vogliono disfare per venderli devono cambiare i tassi. Comunque, signora, sono preoccupato come lei. Mia moglie è pensionata, cioè tanti parenti che sono in pensione, e se qua succede qualcosa che non ci si fa più a mangiare, che facciamo? Finiamo tutti in coda alla Caritas, che già dà 500 passi al giorno. E già questo fenomeno è abbastanza, cioè in atto, è iniziato, non so, per i cosiddetti lavoratori poveri, eccetera, insomma, che anche questo è un fenomeno che... Cioè il sostegno al reddito, adesso non so cosa succede a gennaio, se si sblocca qualcosa, perché noi adesso siamo preoccupatissimi di questo fatto. Tante persone sono preoccupate su questa cosa, ce lo testimoniano anche tutti i giorni, anche qui a Sveglia Trieste. Dobbiamo fermarci per una breve pausa, poi devo assolutamente leggere alcune mail perché mi stanno arrivando tante. Vabbè, vuol dire la trasmissione allora, oramai è diventata multimediale. Sì, è vero. Bene. Allora, a fra poco. Bentornati in diretta. Allora, l'ultimo quarto d'ora in compagnia di Gian Rossano Giannini del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando di tanti argomenti quest'oggi. Allora, leggiamo anche qualche mail, ne sono arrivate tante dal signor Claudio Visintin, che è un nostro affezionato telespettatore. Allora, ci dà la buona giornata. Vorrei porre all'attenzione del suo gradito ospite la tragedia delle persone morte sulle strisce pedonali travolte a Sistiana al bivio Tre Noci. Fa una lunga analisi, insomma, sulla sicurezza stradale, che sta naturalmente molto a cuore al signor Claudio Visintin. Purtroppo, dice, anche nella nostra città gli incidenti stradali si confermano molto numerosi, spesso di mezzo ci sono i pedoni che riportano le maggiori conseguenze dei comportamenti poco attenti. Poi fa un richiamo sia all'attenzione delle persone che attraversano la strada, a guardare sempre a destra e a sinistra e non magari guardare il cellulare, però anche fa un richiamo agli amministratori che pongano in essere vicino alle zebre dei segnali luminosi, ad esempio, visto che altri provvedimenti sembrano non essere possibili. Poi dice le statistiche, che sono insomma un freddo linguaggio, dei numeri ci riportano che a livello nazionale il numero degli incidenti è leggermente diminuito, va però detto che la maggior parte degli investimenti pedonali avviene ancora nei centri urbani. E crede che lo scopo di una campagna di sensibilizzazione sia quanto mai opportuna, visto che conviviamo con una guerra non dichiarata che lascia innumerevoli vittime innocenti. E questa sensibilizzazione dovrebbe partire dalle scuole. È d'accordo con il signor Claudio? Sì. E dunque, anche a me hanno molto colpito gli incidenti di ferimento, addirittura uccisione di pedoni sulle strisce. Tra l'altro, ieri sera, tornando da Udine, siamo passati vicino al Ferdinandeo e stavamo pensando, effettivamente, un lato di quell'attraversamento pedonale dove c'è stato il tragico incidente di Giulia Buttazzoni, no? Certo. Effettivamente i lampioni stanno solo da un lato e dall'altro è buio. Quando piove, magari c'è bufera, non si vede. Allora, sicuramente sono d'accordo con il signor Visintin che bisogna migliorare l'illuminazione di tutti gli attraversamenti pedonali. Poi qualcosa che succede molto spesso è che alcune auto si fermano per lasciar passare i pedoni che hanno già cominciato l'attraversamento sulle strisce, arriva qualcuno che supera o in auto o in motocicletta a velocità e, cioè, ne ho visti personalmente che erano proprio quasi degli incidenti sfiorati per un miracolo. Allora,
in altri paesi quello che viene fatto, ogni attraversamento pedonale c'è un restringimento della carreggiata, ma neanche fatto in maniera violenta. Addirittura in Inghilterra ci sono delle strisce un po' a zig zag che danno l'idea che lì bisogna mettersi su una sola fila. Certo. Così uno che sta lì e lascia passare il pedone non viene superato da chi è in auto in motocicletta a tutta velocità, è come se quell'altro si fosse fermato perché è scemo, chiaro. E mette sotto il pedone. Comunque. Questo degli attraversamenti pedonali è un grosso problema. Tra l'altro ne abbiamo discusso anche in commissione comunale, perché è un problema molto sentito. Vicino alle scuole, a Gretta per esempio, in tutto il resto della città quando vanno i bambini, cioè rischiare la vita perché gli automobilisti sono indisciplinati, non sanno andare a bassa velocità, non frenano per lasciare passare le persone, è veramente assurdo. C'è stato presentato il prospetto con tutta la sicurezza sugli assi viari, il numero di incidente per chilometro, per strada, nelle ore di punta, ecco. Quindi come Consiglio Comunale, anche gli assessori sono convinti di dover fare questo lavoro, alcuni risultati si stanno ottenendo. Per esempio abbiamo a lungo insistito sul fatto che quando c'è un attraversamento pedonale, avere un parcheggio subito prima, subito dopo, ma soprattutto subito prima, certo, toglie la visibilità. Quindi se deve esserci parcheggio, che sia per motociclette, non per auto, perché qualche volta si parcheggia al posto dell'auto un furgone e copre completamente la visuale all'automobile, all'automobilista in arrivo, che non vede chi c'è dietro il furgone che vuole magari attraversare sulle strisce. Quindi questo sicuramente sta già avvenendo. È già... All'università sono stati fatti bellissimi attraversamenti pedonali con l'isoletta di salvataggio centrale in mezzo, e quello è un altro modo molto intelligente, perché allo stesso tempo si segnala. Anche dare un appiglio in mezzo il passante, il pedone che ha attraversato metà strada, almeno è arrivato a metà ed è sicuro, infatti. E lì può ricontrollare, ma anche si restringe la carreggiata, così il veicolo, infatti, non può più andare a folle velocità e soprattutto non ci può essere più la tentazione di quello che viene più veloce di superare e ammazzare. Quindi alcune cose si stanno facendo, ho già visto in diversi posti in città che prima degli attraversamenti pedonali con le strisce zebrate ci sono parcheggi a spina per motociclette che non tolgono la visuale così tanto come fanno i parcheggi per auto, specialmente quando ci si parcheggiano dei furgoni. Certo. Quindi, signor Visintin, sono d'accordo, bisogna migliorare i segnali luminosi, la segnaletica sia verticale che orizzontale, aumentare. Adesso ci sono dei sistemi di LED che si accendono quando il veicolo si avvicina. Arriva. Questo sarebbe fantastico, perché già è una segnalazione. E il consiglio è, per favore, automobilisti, attenzione, vero? Se arrivate tre secondi dopo non succede niente. Velocità moderata. Moderate la velocità, non perché ci sia l'autovelox, ci sia una multa, no? Giustamente lì adesso a Ferdinandeo c'è un autovelox, ma sì, è inutile. Se uno fa un incidente perché non ha rispettato la velocità, c'ha sulla coscienza perde una vita, è veramente terribile. E poi quando guidate in autostrada, quell'incidente pauroso che è successo vicino a Brescia, la distanza di sicurezza è fondamentale. Io vedo auto che stanno a 2 metri di distanza l'una dall'altra, tenendo conto della prontezza di riflessi, che alcune volte è buona, ma non è mai così buona da permettere di frenare istantaneamente, passano delle frazioni di seconde in cui si va a sbattere tamponando il veicolo davanti. La distanza, certo, di sicurezza, ma che costa a un automobilista di tenersi un margine di sicurezza? Ne va della sua vita, ma ne va anche di quella degli altri, quella famiglia distrutta perché dietro è stata tamponata la macchina, è andata a sbattere contro una cisterna che ha preso fuoco. Terribile. È terribile, cioè si vede spessissimo che uno sta facendo un sorpasso, arriva dietro uno che ti si appiccica a mezzo metro e lampeggia che vuole passare, ma fate completare la manovra, ci sono dei limiti di velocità. Questo è assurdo, quando uno già sta al limite in un tratto dove c'è il cartello che dice causa lavori, velocità massima 80 all'ora, bisogna rispettare quegli 80 all'ora e non andare a 120. Certo. E quelli che le rispettano non sono
quelli che sbagliano, sono quelli che non rispettano che sbagliano, ma non guardano neanche i cartelli. Infatti. Ma fate attenzione che cioè, avete sulla coscienza la responsabilità della vita di tante persone. Di tante persone che appunto poi i pedoni è chiaro che sono sempre quelli più deboli, più esposti. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Nevio, auguri a tutti. Volevo solamente chiedere al professore qual è la posizione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'immigrazione. Se andate al governo, li rispedite indietro o dobbiamo mantenerli avanti? Punto di domanda. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, allora, buona giornata. Una domanda chiara, ben precisa. Una domanda chiara, che tra l'altro non ero riuscito a rispondere. Ma il signor Nevio anche che ha scritto un messaggio? Sì, aveva scritto, adesso lo troviamo. Ma comunque, la domanda chiara allora è questa. La posizione del Movimento 5 Stelle sulle migrazioni. Questo mi permette di rispondere a quello che avevo annunciato prima, del perché dobbiamo smetterla di essere tutti gli uni contro gli altri. Questo è un fenomeno che si sta manifestando in maniera chiarissima nella politica negli Stati Uniti, per esempio, no? Allora, che cosa succede? Che fomentare la lite degli uni contro gli altri è quello che serve alle persone che vogliono appropriarsi del potere, avere potere economico, politico e tornaconto politico e anche economico, e di mettere gli uni contro gli altri, perché a quel punto sono tutti arrabbiati, tutti quanti cercano di sopraffare gli altri o salvarsi gli uni a scapito degli altri, ma lo sapete, no? Che in un paese ci si salva tutti insieme, non ci si salva nessuno. Chiaro. Quello è il concetto di io speriamo che me la cavo, come quel famoso libro. È vero. Va bene, siamo concittadini, dobbiamo salvarci insieme. Adesso, la politica migrazioni. Adesso, io, per esempio, ho partecipato ad alcune di quelle riunioni della Commissione speciale sui migranti e ho condiviso di questa commissione il lavoro per ottenere delle informazioni attendibili sulla situazione di Trieste. Adesso, a me non piace schematizzare troppo le cose. Perché mettiamo il titolo migranti, migranti sì, migranti no, calma. Non è così semplice. Insomma. Non è così semplice perché dobbiamo distinguere quelli che sono i cosiddetti migranti economici da quelli che sono i richiedenti asilo, quelli che sono le persone in difficoltà, quelli che sono non so, gli apolidi o quelli che scappano da guerra. Bisogna distinguere. Allora, questa commissione ha cercato di lavorare, io non ne faccio parte fissa, perché sono andato due volte in sostituzione di Paolo Menis, che era membro effettivo della commissione. Allora, però quello che ho visto è che il lavoro che sta facendo è quello di avere dei dati oggettivi. È stata adesso prolungata un pochino l'attività della commissione per avere più tempo. Esatto. Ecco, non è stato richiesto un periodo lunghissimo, insomma poco più di un mese. Per avere tutte le informazioni. Avere tutte le informazioni. Certo. E devo dire che ho imparato anche molto, perché erano presenti alle riunioni a cui ho partecipato io i rappresentanti dei sindacati di polizia. E ci hanno dato dei dati oggettivi. Cioè, io sentivo quelli che dicevano: ah, tutti questi migranti in giro, la situazione della sicurezza a Trieste è un disastro. C'era uno dei rappresentanti del sindacato che diceva: ma insomma, ho lavorato alcuni anni a Milano e ho seguito, non so, 120 omicidi, insomma vi posso assicurare che Trieste non è un far west, anzi se andate a vedere, quando era ieri sul giornale c'era, no? Sì. Cosa pensano di Trieste fuori da Trieste? È vero, infatti. Ai primi posti la maggior parte dei friulani e degli isontini vorrebbero venire a vivere. E uno dei motivi qual è? La sicurezza maggiore a Trieste che altrove. Allora, questo è un risultato sorprendente che sembra dire effettivamente... La situazione è così. Però bisogna anche guardare in prospettiva, cioè quando dicevano le forze dell'ordine non sono assolutamente in grado di far fronte per mancanza di personale a tutte le richieste che la popolazione fa di controllare la sera, di controllare anche, per esempio, ci sono stati i botti di Capodanno, no? Che io mi sono tanto battuto contro i botti di Capodanno. E quest'anno mi sentivo tranquillo perché era stato incluso nel regolamento di polizia urbana, era stata fatta l'ordinanza del sindaco per vietare i botti, l'invito alla popolazione a non fare per rispetto per le persone anziane, le persone malate,
per gli animali. Ecco, io mi sentivo tranquillo e poi mi hanno detto che tante persone hanno sparato i botti lo stesso. Comunque. Ma ecco, allora, qualcuno diceva, vuol dire che non hanno fatto le multe. Allora, innanzitutto, io so che le forze di polizia locale sono ridotte a meno di 200 unità, che certo, non ce la fanno. Dovrebbero partire i concorsi, ma quando partono per poche decine di nuove unità faranno appena un parziale recupero dei pensionamenti che nel frattempo ci sono stati. Quindi sono di quelle che vengono a mancare, appunto. Io, se fossi il sindaco di Trieste, avrei organizzato, così come è stato fatto per l'ingresso in Piazza Unità, il controllo sistematico delle persone, sì, avrei fatto un po' di ronde di polizia per far vedere che se c'è qualcuno che si sta preparando a far partire petardi come se fossero al molo lì di fronte. Non si può fare, quindi insomma, ecco, c'è la forza di polizia che sta vigilando. Esatto. Quindi, adesso ritorniamo però ai migranti. Sì. Allora, il problema dei migranti è un problema che non può essere semplificato. Noi come Movimento 5 Stelle non vogliamo assolutamente accettare quello che vorrebbero, quelli che guadagnano dalle situazioni di paura. Ci sono persone che, fomentando la paura, l'odio degli uni con gli altri, pensano di poterci guadagnare in termini di potere, di togliere la democrazia al paese, e questo non lo possiamo permettere. Però allo stesso tempo, questo è un pericolo che c'è, dobbiamo evitarlo. Io tra l'altro vorrei parlare con le persone della Lega per far capire che stanno cadendo in una trappola, perché quando cavalcano questo problema della percezione legato ai migranti, no, i problemi sono distinti. Quindi noi sui migranti avremo una politica molto attenta e faremo in modo che non sia privilegiato uno che viene dall'estero contro un italiano che non riesce ad andare avanti, certo, e si deve passare quell'altro con 30 euro al giorno. Okay, così. Non lo vogliamo, quindi. Però, ecco, attenzione, non è una cosa da risolvere con un sì o un no, certo, perché io non darò né un sì che si aprano le porte facendo conquistare l'Italia a persone che non condividono la nostra cultura. Esatto. Ecco, non posso semplificare le cose, voglio rispettare le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra tranquillità. Però attenzione a non fare, non generalizziamo e non dobbiamo fare, la ricordiamoci, e l'allarme, insomma. Due mesi fa in Argentina tutti dicono, questo è un paese che è stato fatto agli italiani, perché quando gli italiani sono stati costretti a migrare hanno trovato persone a braccia aperte che le accoglievano. Certo. E alcune volte serve questo, anche perché, attenzione, la popolazione italiana è destinata a scendere. Adesso nei prossimi 10-20 anni scenderemo sotto i 50 milioni e questo vorrà dire che avremo anche bisogno di valutare come nuove persone vengono in Italia. Però attenzione, non metteteci di fronte a un out-out, migranti sì, migranti no, perché non è così. Va bene. È più complicato e lo dobbiamo fare con lo studio del problema. Sui dati concreti. Allora, con questo concludiamo questa prima parte della nostra trasmissione. Ringrazio molto Gian Rossano Giannini per essere stato con noi. Grazie a lei, che sempre lì con tutti i messaggi che arrivavano. Ancora, ce ne sono ancora tanti, è vero. Eventualmente poi li ripasseremo e cercheremo di rispondere magari in una prossima puntata. Intanto invece adesso attendiamo in studio Giulio Ferluga, proprio della Lega Nord di Muggia. A fra poco. Bene, arrivederci, buon proseguimento. Bentornati in diretta, diamo il buongiorno e il benvenuto nei nostri studi a Giulio Ferluga, consigliere comunale della Lega Nord a Muggia. Buongiorno. Buongiorno a tutti e auguri per il nuovo anno. Ancora auguri anche a lei. Allora, cominciamo subito a parlare di temi riguardanti Muggia, perché insomma siamo all'inizio del nuovo anno, c'è stato un bilancio da parte del sindaco Marzi su quello che è stato insomma l'anno appena trascorso, e so che anche voi come così opposizione volevate fare una sorta di controbilancio, vero? Esatto, esatto. Esattamente, che il sindaco di Muggia ha tratto, ha illustrato questo bilancio sul principale quotidiano locale, Il Piccolo, e chiaramente noi, io e il resto dell'opposizione, non possiamo essere concordi col sindaco circa le somme di quest'anno di amministrazione di sinistra.
Noi siamo particolarmente, siamo critici su diversi punti, abbiamo anche pensato, perché se sia chiaro, siamo avversari, qualcosina di buono, almeno alcuni assessori sono riusciti a farlo, essendo chiaro, non è che critichiamo tutti i punti, qualcosa hanno pure combinata giusta, abbiamo anche votata, ma secondo noi comunque il voto è assolutamente insufficiente proprio su alcuni punti fondamentali. Questo anche io quasi mai in tutti i miei interventi preferisco sottolineare responsabilità politica, dice alcuni errori, che spetta più alla regione che al comune, perché appunto anche va riconosciuto a questa amministrazione il fatto di trovarsi delle scelte imposte dall'attuale amministrazione regionale e di dover per forza inchinarsi sempre, senza, pur essendo dello stesso colore politico, la regione non ascolta o ascolta assai poco amministrazioni comunali, anche quelle del suo stesso colore politico. Del suo stesso colore, insomma, che è quella di Muggia, in sostanza. Allora, so che abbiamo subito una prima telefonata, allora ascoltiamola, poi magari approfondiamo anche la questione della giunta comunale. Fra l'altro ieri c'è stata una importante defezione da parte di uno degli assessori. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Posso dire una cosa? Prego. Forse sono fuori tema. A proposito del pagamento dei sacchetti, sì. Li abbiamo sempre usati perché non ho mai visto persone al supermercato andare con le patate in mano a pagare, no? Adesso evidentemente ci sono degli interessi economici, certo. Però spiegati con le regole sanitarie di prevenzione. Allora, paradosso per paradosso, io esigo che da questo momento in poi la persona che mi dà il gelato, che mi porta i piatti in tavola, che mi dà il caffè al bar, che mi dà tutti i servizi di manipolazione dei cibi, vengano, queste persone usino i guanti protettivi, proprio per le stesse regole di igiene e prevenzione della popolazione. Ci sono delle normative molto chiare, allora se si rispettano in un campo e si fanno pagare le pecore, diciamo, no? Io mi sento una pecora pagante. Non ho possibilità di voce, non ho possibilità di far sentire la mia opinione. Allora, come pecora, ogni tanto faccio beh e dico, allora, se tanto mi dà tanto, paradosso per paradosso, voglio anche i guanti al gelataio. Capito. Grazie signora buongiorno. Del suo intervento, della sua provocazione in qualche modo. Che cosa pensa? Buongiorno a lei intanto. Di questo intervento della signora, dice così paradossalmente, no? Allora, Mi ha colpito che proprio il primo intervento, diciamo, di questa mattinata con voi abbia trattato questo tema. Cioè, la gente si è arrabbiata e si è arrabbiata tantissimo. Si è arrabbiata perché è una vergogna. Non penso neppure che sia il fattore economico in sé, perché effettivamente i due centesimi a sacchetto non sono tanti se paragonati a altre cose che questo governo ci ha combinato. E io penso che però l'indignazione sia arrivata dalla presa in giro che i cittadini avvertono giustamente. Si parla di normative europee, si parla di rispetto dell'ambiente, mentre è evidente che questa mossa del governo, di governo che è arrivato all'ultima stazione del suo mandato, perché ormai le Camere sono sciolte, è di favorire qualcuno. Anche qua si è parlato di bufala, non è vero che l'unico produttore di sacchetti in Italia
sia un'amica di Renzi, ma è vero che lei detiene una quota del mercato dei sacchetti assai preponderante. Quindi comunque la faccenda puzza di un enorme favore. Se guarda, perché Renzi, tentando di giustificare la cosa, alla fine ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, perché lo prescrive in Europa. Ma dove in Europa abbiamo una cosa del genere? Non è vero, cioè, pensa che la gente sia stupida. Cioè, questo... Quindi l'indignazione non è per i soldi in sé, che sono, ma per la presa in giro evidente. Si crede che il popolo sia stupido. È chiaro, dopo leggeremo anche qualche mail perché sono arrivate numerose anche nella parte precedente della nostra trasmissione proprio su questo argomento. Sentiamo ancora questa telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità per una breve pausa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono in linea? Sì, è in linea, può parlare, buongiorno. Allora, io volevo parlare ancora quando c'era il signore delle 5 Stelle. Ah, ok. Però mi sta bene anche la Lega. Bene. Allora gli dico subito. Io sono nata nel pieno della guerra del 45, andavo all'asilo e ci hanno bombardato, questo è, si sa, è storia. Poi più grandicella, che avevo 13 anni, a scuola, per scuola non c'era soldi, non c'era quaderni, io ero la figlia di un operaio dei cantieri di San Rocco e cercando lavoro mi dicevano sempre, se non sei esule non spendere neanche per la domanda, perché hanno la precedenza, visto che sono venuti gli italiani, sono venuti qua, d'accordo? Allora, precedenza a tutti loro, posto di lavoro, casa e posti di lavoro comunali, statali, tutto quello. E io non trovavo lavoro, ho dovuto... Io e le mie sorelle, quattro sorelle con me, cinque, arrabattarmi con quello che si trovava. Si trovava o non si trovava. Siamo cresciute, abbiamo, perché siamo gente dura, che cerca di farcela, e siamo cresciuti con un malcontento perché noi triestini non ci veniva riconosciuto niente. Punto. Andiamo adesso agli extracomunitari. Sì. D'accordo? Chi ha bisogno, quelli della guerra, mi fa anche pena, hanno ragione, però tutti gli altri in cerca di lavoro, queste cooperative, questo. Allora, la sanità, io ho 79 anni, ho bisogno di curarmi, ma certe cure purtroppo devo aspettare mesi, lungaggini. Perché? Perché quando vado negli ambulatori per fare delle prove trovo 30-40 donne col velo, con quello, con quell'altro, che hanno e non pagano niente. Noi adesso ci fanno pagare addirittura, io prendo 8 pillole al giorno e devo pagarmi quella che mi fa la pellicola. Allora dobbiamo sempre lasciare il posto a tutti gli altri. A questo punto io vorrei un governo che perlomeno, giusto quelli che scappano, ma no, il cara di qua, il cara di là, Mineo, Mordi, ammazzati. Io non esco più di casa perché mi hanno già rubato. E allora io vorrei che uno che va al governo, che deve preoccuparsi, perché l'Italia non è così tanto grande, visto che gli altri hanno fatto i muri e tutto quanto. E io anche questo della Lega, mi sarebbe anche andato bene, però c'è un però. Sia Lega con Berlusconi, e Berlusconi ha sostenuto il governo, e adesso pur di fare numero, di fare quantità, probabilmente succederà la stessa cosa. E io a questo punto, a quasi 80 anni, cosa mi posso preoccupare? Preoccupare di vivere alla meglio ancora 3-4 anni che mi rimangono, e dopo veramente siamo nella profonda... non voglio dire buongiorno e ringrazio. grazie signora, buona giornata. Allora, noi dobbiamo fermarci per una brevissima pausa, il nostro ospite le risponderà subito dopo, a fra poco.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, rispondiamo subito alla signora che aveva telefonato prima della pubblicità, insomma, ha fatto tutto un excursus storico su quella che è stata la sua situazione durante la guerra, nel dopoguerra, e se la prendeva anche un pochino con i privilegi, secondo lei, che avevano appunto gli esuli istriani, e poi per arrivare alla questione migranti, la questione degli immigrati odierni, e quindi chiedeva un governo che sappia occuparsi di questo problema. Sì, per quanto diciamo excursus, la parentesi storica, posso garantire che anche gli esuli istriani hanno sofferto veramente tanto, sono fuggiti perché cacciati, perché perseguitati da un regime, sanguinario. E per quanto concerne la mancanza di lavoro negli anni 50-60, questa non, sicuramente non era dovuta alla presenza degli esuli, ma al declino economico di Trieste, declino dovuto sia alla guerra, ma anche al fatto che da grande porto dell'impero austro-ungarico, Trieste era diventata uno dei tanti porti dell'Italia. L'Italia ha tantissimi porti, quindi Trieste aveva perso, diciamo, la sua specificità. Per quanto riguarda i migrati, posso assicurare la signora che la Lega è per la linea dura, nel senso che si accolgono i veri profughi, tutto il resto via. Non verranno mantenuti senz'altro a spese nostre. E il miglior modo di ottenere, di arrivare a ciò, è votare a Lega, perché una Lega forte è un voto a Lega, è un voto contro Vinciuccio, è un voto contro il grande centro e larghe intese. Quindi invito tutti coloro che vogliono effettivamente un po' di ordine e un po' di giustizia, in modo che effettivamente vengano accolti i veri profughi e invece respinti i migranti economici irregolari, invito a invitare Lega. Noi, okay. Quindi questo è il messaggio alla signora, insomma, che si lamentava anche per l'accesso alla sanità pubblica, insomma, vari aspetti. Guardi, della presenza. I numerosi cittadini mi avvisano di questo, una cosa che appunto non traspare il cellulare, diciamo, nei media mainstream. E purtroppo la sanità pubblica, che c'è già in difficoltà, si trova a dover badare anche a questa gente. Chiaramente io adesso qua non ho, a parte numerose voci di corridoio, che posso numerose e ripetute, mi dicono che appunto questi richiedenti asilo, eccetera, vengono fatti, abbiamo, diciamo, proprio una corsia, vengono fatti entrare e curare prima dei nostri concittadini. Questo io ho detto, io non ho avuto modo di verificare questo, non ma credo, mi viene segnalato, insomma, di gente che è, che anche lavora nel settore, cioè non solo di fruitori del servizio. Quindi sarebbe grave, insomma, bisognerebbe andare a verificare una notizia di questa portata. Allora, andiamo subito a sentire la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, telefonavo per i sacchetti, no? Sì, i sacchetti. In modo relativo, perché poi mi ha preso di più il discorso precedente, per i sacchetti dico due parole. A me non me ne importerebbe un fico secco per quel centesimo, quella roba lì, per il principio che non mi va bene, perché ogni cosa noi paghiamo per mantenere il cara, il pinco, il pallino. Il precedente signore, che non so chi sia, delle 5 Stelle, ha detto praticamente che noi siamo fomentati dalla Lega. Io credo che questa sia un'offesa gravissima verso gli italiani, perché l'italiano è un gran cervello. Se voto per la Lega perché ho deciso di votare, e sa perché non mi piacciono, ritorno i sacchetti, perché è stato dato ad una certa persona, Renzi, per i suoi parenti, amici, vicini e lontani, per ingrassare il popolo che arriva qui. Quel popolo che arriva qui, giustamente, come ha detto il signore qui della Lega, e che parlava degli istriani, gli istriani hanno sofferto le pene dell'inferno. E se qualcuno ha preso il mio posto, perché anch'io sono rimasta indietro per loro, ma non ho mai odiato, odio questa gente, glielo dico chiaro, che viene qui, che si prende tutto, che offende, ti stupra, dalle legnate alla polizia, e questo glielo posso garantire di persona. La polizia viene sputata, si vede anche quando non è lì, i giornali, no? Quindi è inutile dire facciamo venire più polizia, cioè la polizia non può muovere un dito, che cavolo vengono a mettere di più polizia. I sacchetti è una cosa proprio, che è una cosa di contorno per ingrassare gli altri. E poi quando devono finire di arrivare? Cosa c'entra tutta questa storia? Sì, prendiamo quelli che hanno bisogno, basta, ce ne sono tanti, tutti hanno tirato sui muri, noi tireremo anche sui muri.
perché non ci saranno più sacchetti da pagare, potrò avere una visita, non dopo un anno, levarmi una cataratta, dopo un anno, ad aprile dell'anno scorso, ad aprile quest'anno. Scusi, sa, per una cataratta ci si mette un anno? Chiaro, non chiaro. Credo, una volta ci mettevi 2 o 3 mesi, certo, certo. Per una visita grave stai 6, 7, 8 mesi, c'è il cancro, ma cosa è normale? E loro glielo posso dire, io ho sentito, ho visto con le mie orecchie, ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie, un tempo di, come in privato, un giorno, 2 giorni, 3 giorni ti passano avanti, io sono stata 12 o 17 ore per un braccio che mi doleva, rotto, che non le posso dire, non posso fare un inferno con il freddo da morire, la porta rotta a febbraio, e adesso ditemi che questa è una cosa normale. Sì. Allora se si appiglia sui sacchetti, ci dobbiamo appigliare su tutto, e non voglio più sentir dire, se viene una persona al telefono, faccio un barricone, che dice che noi siamo praticamente cervelli pilotati. A me non mi pilota un cavolo di nessuno, se mi piace la Lega perché mi piacerà, perché mi dovrà fare, dovrà fare le cose per gli italiani, perché noi siamo gli indigeni, non gli altri. E quando ha detto che si andava, ancora una cosa, in Germania, o in America, che ho parenti, amici, o in Australia, oppure anche di amici, parenti, o chi andava in Argentina, si sono comportati bene, perché ti davano una pedata nel di dietro e ti rispedivano a casa. Tutto lì, niente altro. Questo è un pensiero non filosofico, come parlano tutti di filosofi, questo è un pensiero terra a terra di persona che vive l'oggi, nella realtà quotidiana, insomma. Nella realtà quotidiana. Mille grazie di tutto e buon anno a tutti. Grazie, buon anno a lei, signora, buona giornata. Allora, condivide questa analisi che fa la signora? In toto, per la vicenda dei sacchetti, mi sono già espresso. Cioè, il grave è la presa in giro più che il danno in sé, perché ricordiamoci che in questa manovra, accanto ai sacchetti, c'è stato un aumento della luce, del gas, c'è stata delle agevolazioni per chi assume stranieri, e questa è una discriminazione nei confronti dei nostri concittadini. Poi voglio specificare un'altra cosa: nei decenni passati la nostra gente è dovuta emigrare. Purtroppo, con la crisi economica degli ultimi anni, questa emigrazione dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, è ripresa. Cioè, io in questi giorni di festa, sto trascorrendo a salutare gli amici che sono dovuti andare via, che sono rientrati a Trieste, a Muggia, per le feste. Per me è una cosa tristissima. C'è una cosa tristissima vedere i miei amici, le persone che io con i quali sono, diciamo, cresciuto, che sono dovute andare in Germania, in Austria, in Inghilterra. Giovani come lei, che però non hanno trovato opportunità. Sì, esatto. Quindi purtroppo l'immigrazione della nostra gente non è una cosa del passato, è tornata una cosa attualissima. Ed è un male per chi impoverisce, oltre, diciamo, a rallentare legami tra persone che hanno vissuto insieme, che quindi dal punto di vista sentimentale, è grave anche dal punto di vista economico, perché che un paese che si priva della propria gioventù non è destinato a un futuro roseo. È chiaro. Allora, intanto leggiamo anche qualche mail che è arrivata, ci sono diversi interventi sulla questione sacchetti, magari smaltiamoli subito perché erano arrivati già anche nella parte precedente della nostra trasmissione. Allora, la fabbrica che produce sacchetti è proprietà delle persone vicine alla Leopolda, cioè Renzi, dice Walter, il nostro telespettatore Walter. Poi invece il signor Antonio dice: il vostro ospite sa come vengono ripartiti i ricavi della vendita dei sacchetti della spesa, è un'altra tassa dell'Europa oltre all'ennesimo regalo alle banche. Qui invece il signor Mario ci scrive, ci manda una foto di come si fa la spesa in Svizzera, facendo un piccolo appunto: i supermercati Lidl fanno pagare i sacchetti 3 centesimi, una vergogna. Allora, qui c'è questa foto, vediamo se riusciamo a farla vedere, sacchetti di rete. Con cui si fa la spesa e si attacca e stacca i prezzi. Insomma, è un'iniziativa interessante che arriva dalla Svizzera. Qua il telespettatore parla di lezione di civiltà. Ancora, sacchetti ecocompatibili, nessuno si è chiesto il perché è stato impedito ai supermercati di accollarsi il costo di tali sacchetti. In Germania nei supermercati ci sono sacchetti di carta, ecco, questo anche l'avevamo già letto. Però poi c'è un altro intervento sempre sui sacchetti di plastica, volevo far notare, dice Lorenzo,
adesso, se 500 clienti usano un sacchetto in un giorno all'interno di un supermercato verranno versati un euro di IVA. Se moltiplicando per 360 giorni l'anno, lasciamo 5 giorni di chiusura, sono 360 euro di IVA annui, moltiplichiamo per 1000 supermercati della stessa catena, risultano 360.000 euro di IVA versata all'anno, moltiplichiamo per tutti i supermercati, gli ortofrutticoli, le farmacie, un giro da milioni di euro, è l'ennesima tassa regalata dal nostro caro governo. Queste insomma i vari interventi riguardo appunto i sacchetti di plastica. So che abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, pronto. Sì, buongiorno. 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 La sentiamo, può parlare. Buongiorno signora giornalista, buongiorno al suo ospite. Buongiorno a lei. Allora, da sempre quando si andava nei negozi il commerciante dava un sacchetto o di plastica o di carta. Sì, ci dica, ci dica. E questo era normale. Ora non so perché il consumatore deve pagare l'involucro. Questo trovo ingiusto. Okay. A prescindere da un centesimo, due centesimi, che sono irrisorio, ma pur sempre deve pagare. Chiaro. Ecco. Voleva dirci ecco, questo, un'altra cosa invece importantissima, sì, è l'inquinamento di Trieste, sì, sia del Sidal, di Servola, che l'inquinamento. Ci dica, ci dica. È che l'inquinamento marino, il golfo di Trieste e soprattutto il golfo di Muggia, non si potrà più fare il bagno quest'estate perché è inquinato dagli scarichi del fiume che da dal scarichi del fiume di Muggia. Mm-hmm. Allora, vorrei sapere tramite il rappresentante della Lega se viene fatto qualcosa per bonificare l'acqua costante Muggia, perché altrimenti quest'estate i muggesani e i triestini lì non potranno fare il bagno. E soprattutto per le persone anziane e bisognose di terapia termale, cioè di acqua di mare, si troveranno a disagio. Chiaro. La ringrazio e spero che la Lega si dia da fare in questo senso. Grazie a lei, buona giornata. Allora, possiamo dare qualche novità o qualche notizia al nostro telespettatore su questo? Riguardo il fiume, non so se il telespettatore si riferisse. Riferisse all'Ospo piuttosto che al Fugnan. L'Ospo è quel fiume che scorre nei pressi di Muggia, il Fugnan è proprio quel fiume che è stato sotterrato, è proprio quel fiumiciatto, anzi per chiamarlo fiume sarebbe un po' un accrescitivo, che è stato interrato e che sbocca quasi nel centro di Muggia. Per quanto riguarda l'Ospo, l'anno scorso c'è stata una moria di uccelli acquatici, il sottoscritto insieme alla consigliera Vaco aveva presentato un'interrogazione per sapere la situazione. Si è parlato di un batterio, quindi non agenti inquinanti, dovuto alla siccità che ha portato a questa moria di uccelli acquatici. Mm-hmm. E quindi qual è stato l'impegno? Che appunto sa il nostro compito di opposizione di vigilare affinché questo, di monitorare con una certa costanza le acque dell'Ospo e vedere se effettivamente eventualmente prevenire una nuova moria di uccelli e soprattutto anche prevenire possibili conseguenze delle persone e soprattutto capire se effettivamente questo batterio o se c'è qualcos'altro. Insomma, per certo. Quanto riguarda il Fugnan, la situazione è chiara, il Fugnan è molto inquinato, cioè, quando si è misurata l'acqua dinanzi alla foce di questo fiumiciatto torrente, si è stato trovato una delle acque più inquinate in assoluto. Si è parlato la maggioranza ha parlato di un effetto normale dovuto alle piogge eccezionali che avevano preceduto queste misurazioni. Ma ora mi domando cosa c'è sotto? Può essere che ci siano fognature, scarichi neri direttamente nel Fugnan. Bisogna assolutamente appunto prendere più seriamente. È chiaro che un intervento strutturale Fugnan non sarà una cosa semplice,
Questo sarà, insomma, sì, chiaramente non è una cosa che si complicato. Sì. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, pronto, buongiorno. Vediamo se pronto? Riusciamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno, ho telefonato una mezz'oretta fa, sono Nevio, per interloquire con il professor Giannini. Buongiorno. Allora, Nevio, io ho chiesto al professore qual è la posizione della 5 Stelle per quanto riguarda l'immigrazione. Uh-huh. Lui ha fatto tutta una filippica sui botti di Capodanno, su questo, su quell'altro, che non c'entra un tubo. Praticamente non ha risposto. Ha detto sì, sempre la solita storia, la solita formula, scappano dalle guerre, da questo. Mm-hmm. Ma quali guerre? In Tunisia non c'è guerra, in Marocco non c'è guerra, in Algeria non c'è guerra. No, faceva la perché distinzione comunque tra qui? Migranti economici e appunto profughi. L'altro giorno sono stato in via Farneto per cambiare il medico, va bene, lì si fanno anche le esenzioni. Sembrava di essere nella Kasbah. Ma è ora di finirla, dai, è ora di finirla. Questi del 5 Stelle sono peggio del PD. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Insomma, non è d'accordo con quanto espresso prima dal esponente dei 5 Stelle, glielo riporteremo. E comunque, insomma, un altro intervento riguardo proprio le difficoltà anche di accesso alla sanità e il problema legato al problema dell'immigrazione. Sì, intanto è vero, i 5 Stelle sono assai ambigui sull'immigrazione. Un giorno dico una cosa, un giorno dico l'altra. La posizione dei 5 Stelle sull'immigrazione è ambigua. È ambigua a livello locale, è ambigua a livello nazionale. E io, devo dire sinceramente, ho preso molte battaglie dei 5 Stelle, ma non ne ha preso affatto la poca chiarezza sui punti più fondamentali, qua l'immigrazione, l'atteggiamento verso l'euro e l'Europa, e quindi questo mi preoccupa di loro. Sono un grande contenitore di protesta tra l'altro santa, legittima e condivisibile, ma allo stesso tempo sono un po' poco chiari nelle proposte. Si dicono non di destra e non di sinistra, ci sono grillini in verità che tendono un po' più a destra, grillini che tendono un po' a sinistra. Come facciano a stare insieme non lo so. Questo, diciamo, è il grande rischio del grillismo. Questa è la vostra critica, insomma. Questa è la nostra critica. Per quanto riguarda la sanità, sì, io ho guardato sicuramente gli immigrati, i regolari, perché gli immigrati regolari hanno tutto, assolutamente diritto, assolutamente. Pesano su una sanità che è già in crisi però di per sé, adesso non è su un conto, certo. E diciamo l'immigrazione è un aggravio, con un rapporto di non malattie, ma casomai non debellate da noi, dalle meno gravi, quali a scabbia, alle più gravi, però allo stesso tempo il sistema sanitario è in crisi per altri motivi. È in crisi perché diciamo, è in crisi tutto il settore pubblico, ci sono troppi sprechi in Italia, cioè il denaro viene speso male. Viene speso tanto dove non dovrebbe e poco dove dovrebbe. Non a caso la sanità che è gestita dalle regioni presenta una disparità di livelli da regione a regione. Si pensa alla sanità del Veneto è aggiunto livelli altissimi, mentre quelli della Calabria sono a livelli assai bassi. Ma anche la stessa Emilia Romagna, governata dal PD, vede ogni anno un pellegrinaggio di pazienti verso il vicino Veneto. Quindi chiaro. È chiaro che noi abbiamo un sistema relativamente efficiente, ma ciò viene penalizzato dai soldi che diamo allo Stato centrale. Chiaramente sanità veneta, lombarda e anche del Friuli Venezia Giulia sarebbe assai migliore se potessimo ottenere una quota più alta dei nostri soldi in regione. Poi se dobbiamo parlare delle riforme della sanità della Seracchiani, potremmo parlare per 2 ore, io parlo, e ci parlo volentieri adesso, ecco. Sui disastri che essa
Vedremo se riusciremo anche ad approfondire questo aspetto. Volevo solo leggere ancora una mail sulla questione dei migranti, invece di segno contrario, sarebbe ora di finirla, dice Alessandro, con le fake news e speculare come sciacalli sull'immigrazione, restiamo umani. Questo è l'invito di Alessandro che accogliamo. Insomma. Cosa pensa su questo? Che io penso di essere sempre stato umano, io penso che sia, appunto, io vorrei che fossimo umani anche nel non far partire i nostri giovani, cioè anche per me questo è umano. Poi umano è aiutare effettivamente le persone che sono in difficoltà in mezzo al mare, nel suo tempo però dopo respinge in tempi brevi se non hanno alcun diritto, perché altrimenti, saremmo effettivamente sommersi da una fiumana umana che non saremo in grado di mantenere, parliamoci chiaro. Quindi io mi sento assolutamente umano, cioè io credo che la gente sui balconi vada salvata, vada aiutata, sì, ma dopo deve esserci tempi assai brevi per decidere nello status. Cioè, chiaro. E nel caso in cui essi non abbiano alcun diritto a restare qui, vadano espulsi. Sinceramente questo non mi sembra umano, cioè mi sembra effettivamente umano, cioè non mi sembra niente di folle, niente di inaccettabile, cioè mi sembra buon senso, insomma. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. 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 Allora, io chiamo direttamente da Muggia e avevo una domanda per il consigliere. Sì. Cosa ne pensa della situazione del centro storico riguardo il dicembre di Muggia, dove non è stato organizzato nulla di nulla e il commercio ha subito un danno economico enorme, parliamo di punte del 50% rispetto all'altro dicembre, dove mentre nella vicina Ancarano si è stata fatta una festa enorme che ha durato un mese e Trieste è stata adobbata a dovere con mercatini di Natale, mentre a Muggia la giunta è rimasta completamente ferma alle 5:30 di sera di ogni giorno. Il centro di Muggia era vuoto con questo albero triste in mezzo alla piazza, pieno di luci, il bar con due persone e basta. Questo per tutto il mese. Chiedo gentilmente al consigliere cosa ne pensa del commercio muggesano in questo triste dicembre. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Questo mi dà anche modo di leggere una mail che tratta più o meno lo stesso argomento. Dice, parlate del disastroso dicembre dei commercianti del centro di Muggia, dove l'amministrazione non ha proposto nulla per attrarre persone, dimenticandosi di avere un centro storico da valorizzare. Ma è vero, è assolutamente vero. Io ho parlato con numerosi commercianti di Muggia e oltre alla scarsa sicurezza lamentano la totale disattenzione da parte dell'attuale maggioranza, disattenzione che è diffusa, perché parliamoci chiaro, i centri commerciali distruggono il piccolo commercio e la scelta di Muggia tramite il centro commerciale, attraverso la costruzione del centro commerciale di Montedoro, è stata, diciamo, quella di favorire le grandi catene, le Coop e varie ditte, diciamo aziende multinazionali, a discapito del piccolo commercio locale. Cioè, infatti, da quando è iniziato a crollare effettivamente il commercio nel centro storico di Muggia? Da quando c'è Montedoro, parliamoci chiaro. Quindi sicuramente poi l'unica salvezza potrebbe essere il turismo, cioè portare turisti a Muggia che acquistino nelle botteghe. Chiaramente per attirare il turismo è stato fatto poco, non è stato chiaro, adesso parlano di un info point gestito da professionisti non da Proloco locale, che secondo me faceva invece un ottimo, eccellente lavoro. Quindi vedremo si parla di nuove iniziative per attirare il turismo, vedremo, quest'anno noi abbiamo viste, sì, abbiamo visto quello degli artisti di strada, abbiamo attratto gente poco raccomandabile, questo anche a giudizio di alcuni esponenti della sinistra, che erano appena una sorta di hippie. E una sorta di hippie che nelle nostre strade. È chiaro, la manifestazione, nonostante la presenza di questi elementi, è stato un relativo successo, ma non è che si può pensare di rilanciare il turismo, non è che si possa
pensare di rilanciare il commercio con così poco, è chiaro? Non questo basta, chiaramente ci deve fare molto di più, è proprio per, al fine di valorizzare ciò che Muggia ha, che gli altri non hanno. Cioè questo può essere ormai l'unica speranza. Poi è chiaro, il comune potrebbe diminuire gli affitti di occupazione del suolo pubblico per varie botteghe, questo sarà un possibile intervento da parte del comune, ma l'altro modo è più importante, è quello che potrebbe essere decisivo, attirare non mungesani che comprino Muggia. Chiaro. Questo può essere solo il turismo, insomma. Solo col turismo. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, so che c'è già una telefonata in attesa, la sentiremo subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia di Giulio Ferluga della Lega Nord, consigliere comunale a Muggia, che sta rispondendo alle vostre già numerose telefonate. So che ne abbiamo una in attesa, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea, buongiorno. Buongiorno signora Laura, buongiorno al suo ospite. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ecco, volevo fare solo un paio di domande. Prego. Allora, tutti gli assessoramenti hanno per questi 2 centesimi per i sacchetti per la verdura e tutto quanto, ma sì. Non si lamentano, non sento tanto lamentare tra le parti per l'aumento del 5% della luce, del gas, dell'autostrada. Aumentano i trasporti, aumentano anche le merci. Aumentando le merci pagheremo più caro nei negozi. Questa era una cosa a parte. Poi 2 giorni fa sul Piccolo ho letto un articolo di Roma, della Raggi, che come sempre Roma è sotto l'immondizia e coperta benissimo. E adesso l'Emilia si è offerta di prendere tutte le immondizie e tutto quanto. A fianco un piccolo articolo dove era scritto che l'inceneritore di Frosinone, che è vicino abbastanza, rischia di chiudere per mancanza di immondizie. Mi sembra che se la Raggi, visto che sono i 5 Stelle che pensano bene per la gente a spendere meno anche le scovazze, mandando a Frosinone aveva forse un prezzo più basso di quanto manda nell'Emilia. È un business che si sa, perché sappiamo benissimo che pure Trieste per fare la terza linea in funzione prendiamo le immondizie da Centro Italia e dal Veneto. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei e buona giornata. Buongiorno. Allora, il signore dice tutti si lamentano per i sacchetti, però non si è parlato degli aumenti di inizio anno, no? che investono luce, sì, acqua, cioè, gas. Chiaramente quelli sono ancora più pesanti, trasporti. Perché toccheranno assai più le tasche della gente comune. Cioè, quindi appunto indignazione deve esserci, ma bisogna sempre guardare quante porcate, questi ci combinano, perché purtroppo se il nostro unico problema fossero i sacchetti potremmo definirci beati, invece purtroppo beati non lo siamo, perché i problemi sono davvero tanti e le scelte sbagliate sono davvero tantissime. È vero. Allora, poi per quanto riguarda la questione dei rifiuti, insomma, prendendo spunto da quanto sta accadendo a Roma, quanto potrebbe fare la sindaca Raggi, cioè mandare a Frosinone anziché l'Emilia, e poi diceva appunto anche il nostro inceneritore termovalorizzatore deve funzionare con immondizia che viene da fuori. Teniamo presente anche che tra pochi anni, secondo le normative europee, qua c'entra sul serio Europa, i inceneritori dovranno sparire. Ci dovrà passare interamente alla raccolta differenziata. Cioè, tra poco l'Italia verrà multata per la presenza di inceneritori. Quindi addirittura stiamo parlando di mancanza di inceneritori quando tra poco ci imporranno di proprio cancellarli tutti, perché l'Europa ha adottato queste politiche che mirano a
a soppiantare inceneritori con raccolta differenziata. Quindi l'Italia, figurarsi, non è ancora arrivata neppure allo stadio diciamo, dell'efficienza dello smaltimento tramite inceneritori, cioè mancano inceneritori, però nel suo tempo questo sistema è stato bocciato dall'Europa e quindi è destinato a scomparire nei decenni a venire. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Volevo solamente dire un paio di cosette. Il signor De Prima del 5 Stelle dimostra quanto ambiguo sia questo movimento, perché appunto, come diceva il vostro ospite adesso, dentro di destra, di sinistra, e che detto delle cose che dici tipicamente quelli della sinistra, che tra 20 anni ci seguiranno questa gente perché la popolazione diminuisce, e quindi sarà più neri che noi ancora un poco, e i nostri andavano in Argentina, è d'accordo, però i nostri non era clandestini, andavano col passaporto, si andavano in America, si andavano così perché era bisogno di manodopera, gli veniva richiamati e bussava, e se aveva qualche malattia li mandava indietro a calci in bocca, però di rispetto. Okay. Quindi comunque insomma era una situazione diversa, non si può mai paragonare i nostri con questa gente che viene fuori. Un'altra cosa adesso, della Bonino, no? Che l'aveva fatto questo nuovo gruppo, no? Sì. Radicali più Europa. Sì. Guarda caso, la SMT col PD, no? Che è il più grande partito che ha fatto tantissimi, diciamo, come si dice, che gala sta fuori tantissima gente. No, in realtà è in disaccordo con il PD. Adesso, però comunque lo sto insieme per creare le firme, sì. Perché comunque è simili e vuol depenalizzare tante cose. E su questo punto qua ritorno sul famoso Igor Russo, no? Uh-huh. Guarda caso, adesso lui accetta l'estradizione in Italia, e credo perché sta chiedendo qua e si è trattato bene, perché nelle nostre carceri, non so come dici radicali che si tratta di malissimo, nelle nostre carceri si è trattati come signori, perché ha televisore, aria condizionata, ha PlayStation, ha tutto, e Igor guarda caso è stato in Italia, perché se sta in Spagna e sa benissimo che là gli fa veramente la festa, veramente lo rovina. L'ultima cosa del Mattarella che ha parlato per l'ultimo dell'anno là, e così, giustamente mi ha detto la Meloni, non ha mai parlato di patria. Per lui la patria non esiste, esattamente i clandestini e gli immigranti di aiutarli, però riteniamo i nostri poveri rispetto per noi italiani che paghiamo e che chiediamo la paga a lui e a tutti i parlamentari. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Tre argomenti che comunque in qualche modo sono collegati, ci propone il nostro telespettatore, a partire dalle migrazioni e da quello che poi aveva detto prima il nostro ospite precedente, insomma sui 5 Stelle, il signore non era d'accordo con questo approccio, insomma, al problema. Sì, io penso che non essere d'accordo con questo approccio sia puro buonsenso, nel senso che è chiaro che tra gli immigrati italiani dei decenni passati e di quelli che stanno immigrando adesso e i clandestini che sbarcano sulle coste della penisola italiana, vi è una differenza abissale. I primi erano regolari, si faceva, cioè loro pagavano il trasporto, si facevano tutte le carte, laddove era obbligatorio si faceva una quarantena e andavano per lavorare, cioè poi che ci siano stati delinquenti, anche chiaro, cioè, chiaro è storia, ma l'immigrazione è un'immigrazione di lavoratori, qua sembrerebbe un'immigrazione di persone che vogliono farsi mantenere, anche qua con il distinguo per non tutti. Sono chiaro, non bisogna mai generalizzare, sono d'accordo anch'io, non bisogna mai generalizzare, ma di una fetta assai rilevante. Okay. Quindi la posizione dei 5 Stelle è ambigua, spero che molti cittadini se ne accorgano e che decidano se lo ricordino al giorno delle elezioni. E poi insomma qualche nota sia sulle carceri italiane, sia sul fatto che Mattarella, il Presidente, non abbia parlato di patria nel suo discorso di fine anno. Allora, premesso che io non ho ascoltato il presidente Mattarella, ma ho ascoltato come ogni anno il presidente Putin, che preferisco di gran lunga, lo dico sì come nota corita, ma è vero, cioè, perché da quello che mi hanno detto, di quello che ho letto gli articoli sul discorso di Mattarella, c'era, diciamo, non ha detto cose sbagliate, ma ha detto neanche niente di, diciamo, di significativo, c'era in nulla, era in sostanza, si sono ribadito l'importanza, c'è stata beppa, deve bere poi, per carità, anche il Presidente se avesse detto cose, molte più cose in favore della tua maggioranza, avrebbe mancato il suo dovere di Presidente, quindi di imparziale, però comunque è chiaro che è stato un...
un discorso altisonante e piuttosto ambiguo, cioè io, almeno da quanto detto, io ribadisco, non ho ascoltato, ma non ho ascoltato Mattarella. Insomma, si guarda il discorso di Putin. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sentiamola, pronto, buongiorno. Ah, buongiorno a lei e suo ospite. Buongiorno. Premetto che volevo intervenire anche con Giannelli, ma però è di una prolissità terribile. Cioè, lui non si rende conto che non è in fase di insegnamento, è in fase di dibattito, quindi deve dare spazio anche a chi chiama e telefona, perché sennò gli argomenti li decide lui e gli non noi. Riporteremo questa sua critica, d'accordo? No, ma è evidente il discorso, no? Cioè, penso che sono passate 5 telefonate, non di più. Cioè, ma perché è interessante quello che dice, per amor di Dio. Certo, infatti. Quello che il sistema lì è un altro, è un dibattito. E sul discorso adesso volevo dire che c'è un'ambiguità, che è dappertutto l'ambiguità. Noi vediamo che tutti i media, TV, RAI e anche private, parlano esclusivamente il bene del fatto che bisogna stare in Europa, è un dogma. Mentre invece, la situazione che stiamo vivendo è un frutto malato di questa Europa. E ormai si sa solamente che c'è il dogma che bisogna rimanere in Europa. Anche i 5 Stelle dicono, adesso hanno tirato fuori il nome cittadini. Ma chi sono i cittadini? Sono i consumatori e i lavoratori, perché gli altri sono le multinazionali, quelle le SPA grosse, che fanno una politica diversa. E qual è la politica che lo Stato sta facendo? Una politica liberista. E chi favorisce la politica liberista? Le multinazionali e le grosse imprese, non sicuramente i famosi cittadini, lavoratori e piccoli e piccole aziende. Certo. Tra l'altro la Costituzione sta cosa l'aveva già prevista, perché c'è scritto che non bisogna favorire le trust internazionali, perché diventano più forti dello Stato e lo condizionano, cosa che succede attualmente. Infatti c'è un articolo della Costituzione che dice, attenzione, l'economia bisogna che sia funzionale al benessere del popolo. E quindi tutta sta cosa non si sa, e anche i 5 Stelle su questo non dicono, perché vogliono rimanere nell'euro, che l'euro si sa che favorisce le multinazionali, una gabbia costruita in modo da... Noi moriremo perché abbiamo dal punto di vista economico l'Italia ha un plus valore, un disavanzo annuale sempre in positivo, solo che con questo positivo, quando va a pagare gli interessi passivi del debito pubblico, va in default, cioè non ce la fa, e quindi il debito, a causa degli interessi non pagati, aumenta sempre più. E perché abbiamo il debito? Perché negli anni 80 si è staccata la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro, per cui prima lo Stato finanziava e ricomprava il suo debito con i soldi stampati. Dopo invece bisognava andare sul mercato e aspettare che qualcuno comprasse il debito, per cui è diventato un debito vero. Adesso la maggior ragione è che abbiamo una moneta che non è neanche più nostra, è diventato ancora di più un debito. Quindi qua è un meccanismo demenziale che nessuno vuole smontare, per quali motivi si sanno in parte, perché c'è interessi appunto delle multinazionali e tutti vogliono mantenere la poltrona, per cui adesso bisogna verificare entro marzo chi ci sta e chi non ci sta, perché è fondamentale. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Allora, il signore che ha telefonato chiama in causa gli interessi delle multinazionali e questa Europa che insomma ritiene una sorta di meccanismo demenziale, l'ha definito lui. È d'accordo con l'analisi che fa? Assolutamente. Sì, assolutamente. La trova d'accordo. Per Europa che ci troviamo davanti, perché io ripeto, certo, l'idea di Europa di per sé è una bella idea, un'idea chiaro, di pace tra popoli europei dopo tutti i conflitti che abbiamo avuto, ma come è stata realizzata è un abominio. Cioè, parliamoci chiaro, cioè, non è lontanissimo ai cittadini. Non fa l'interesse della gente, fa l'interesse dei multinazionali. Questo ormai è sempre più evidente. Ci sono tutte, anche questa standardizzazione serve a sfavorire le imprese che non producono standard, ossia le piccole.
le piccole imprese che hanno proprio la forza nel nessuno essere, non nessuno non essere amalgamate, di non essere simili alle altre. Quindi la standardizzazione favorisce inevitabilmente le grandi e quindi ciò che ne è presentato come un processo di efficientizzazione diviene in realtà un processo di distruzione della piccola impresa, dell'impresa italiana, francese, spagnola, eccetera. E quindi anche l'euro è uno Stato che non ha una moneta, non è sovrano, perde personalità. Effettivamente noi ci ritroviamo con una libertà limitata. È chiaro che adesso sarebbe utopistico, sarebbe populista, sarebbe demagogico dire domani usciamo d'Europa perché l'Europa è una gabbia, cioè abbiamo dei rispettivi razzi, ma che bisogna da oggi, da marzo, iniziare a porci in maniera completamente, radicalmente diversa nei confronti dell'Unione Europea e dei poteri finanziari internazionali che la controllano, far capire che la musica deve cambiare subito. Questo discorso. Quindi la proposta, non pensiate, vi dico votate Lega perché il giorno dopo usciamo da Revo. La politica è complicata, la politica non si ottiene tutto subito perché bisogna sempre lottare, anche perché forse che se io vi dico nel mio piccolo, quindi faccio nel mio piccolissimo, anzi, perché stiamo parlando di politica internazionale, le forze che si oppongono a un cambiamento, anche se pur minimo, sono sempre grandi. C'è la burocrazia, c'è anche per tappare il buco di una strada, vi dico, per prima capire se la strada è regionale o comunale, dopo appena trovare i soldi, cioè non è, cioè, per fare avere un cambiamento ci occorre lottare. Quindi non pensiate, sbagliano quei politici che promettono tutto subito, ma nello stesso tempo non pensiate che la Lega Nord non lotterà per il cambiamento. Chiaro. Allora, volevo leggere, prima di passare alla prossima telefonata, l'intervento della signora Ingrid che ci sta seguendo. Dice: il professor Giannini non ha risposto apposta, buon intenditor, poche parole, meditate ascoltatori, meditate, buona giornata. Sempre la signora Ingrid ci scriveva: buongiorno a tutti, sarò brevissima, parlerò di giustizia sociale, in particolare di pensioni. Assegno sociale anche senza contributi versati, euro 480, pensione al minimo contributiva 20 anni, euro 500. La mia, dopo 12 anni nel settore metalmeccanico e 24 di cooperativa di pulizie, 605 euro. Allora io penso che tutti in vecchiaia debbano essere in grado di vivere dignitosamente, ma chi ha lavorato di più debba avere un giusto riscontro. Grazie. È d'accordo con la signora Ingrid? Cioè, io penso che nemmeno né 500 né 600 euro siano dignitosi, cioè il problema non è dignitoso né uno né l'altro, né pensioni minime, ma neppure i 600 euro che prende la signora. Cioè, che anche qua è chiaro, il sistema Italia, il sistema fatto di sprechi di cui beneficiano i soliti noti e che invece vanno a colpire, diciamo, tutti. Cioè, io penso che appunto la previsione, deve esserci la previsione minima anche per chi non ha avuto sfortuna, perché la vita può portare anche tante sorprese negative. Chi non ha avuto la fortuna di maturare i contributi, ma anche soprattutto di chi ha avuto una vita e ha una pensione bassissima. Il caso della signora io ho molto presente, mio zio è andato in pensione essendo appunto artigiano, diciamo, è riuscito a trovare con una pensione analoga alla signora. Lui chiaramente dopo una vita di lavoro, no? Sì, quindi le pensioni, soprattutto del privato, sono assai basse. Cioè, adesso il sistema prevede in sostanza è implicito che uno debba comunque risparmiare vicino perché altrimenti non ce la fa. Sicuramente il privato, lo intendo sicuramente i grandi datori di lavoro, i grandi padroni, lo diciamo, ma i piccoli artigiani e i proprietari di piccole imprese, quando vanno in pensione si trovano una pensione effettivamente su quella somma lì. È chiaro. Esatto. Allora, abbiamo subito un'altra telefonata, poi leggiamo ancora qualche mail. Pronto, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno, sono Marco Prez, vi auguro intanto buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Ciao Giulio. Ciao. Allora, penso e spero che sia un anno veramente della svolta questo, ma con Giulio abbiamo già capito cosa. Volevo intervenire in questi giorni su un
un problema che è venuto anche a monte, soprattutto sui social, sui sacchetti ultraleggeri. Mm-hmm. Ecco, e quindi intervenire e anche smentire l'articolo uscito oggi su Trieste Prima di Antonella Grimm, parlando proprio di questo problema. Sui sacchetti ultraleggeri l'Europa non ha chiesto un bel nulla. Infatti l'errore è triplice. Uno, perché la procedura diceva altro. Due, perché questa procedura è stata chiusa nel 2016. E terzo, e quindi questo è il nocciolo della questione, perché la direttiva UE del 2015 diceva espressamente che le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di utilizzo nazionali e che quindi possono essere esentate da sovraccosti. Quindi la direttiva non obbliga il consumatore a pagare il sacchetto. Quindi direi che il messaggio arrivato dal segretario regionale del Partito Democratico, ma è il messaggio che poi tra l'altro è arrivato da tanti media e da tanti politici proprio del Partito Democratico, sta prendendo ulteriormente in giro i cittadini, perché questa è stata un'ultima mossa fatta da Renzi per favorire ovviamente una società che è molto vicina al Partito Democratico e quindi favorire la vendita di questi sacchetti. Io mi auguro che in questo momento qualcuno intervenga, perché fino adesso nella Comunità Europea solo due paesi stanno facendo pagare questi sacchetti, siamo noi e la Francia. Spero che qualcuno intervenga al più presto, perché direi che, come parlava anche prima Giulio, diciamo che il nostro paese è in forte crisi, quindi direi che far pesare anche i soli 2 centesimi, 3 centesimi, che poi sarebbero 2-3 euro al mese a famiglia, secondo me è stata una cosa non tanto giusta, ecco, anche perché direi che i soldi non vanno ai supermercati e nemmeno alle farmacie, ma vanno direttamente a chi ha messo in piedi questa direttiva. Ecco, quindi volevo sapere appunto da Giulio se anche lui la pensa in questo modo e se effettivamente mi auguro che appunto con marzo, quando si tornerà finalmente al voto e finalmente gli italiani potranno tornare a votare, scegliere finalmente il nostro futuro governo, si torni sicuramente a togliere questa cosa, perché è veramente una cosa veramente vergognosa, e far tornare i sacchetti a libero mercato senza dover favorire gli amici degli amici, come purtroppo in questo momento sta accadendo. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a entrambe. Grazie Marco. Buona giornata anche a Marco Prelz. Allora, cosa pensa di questa analisi che ha fatto sui sacchetti? Ma Marco ci ha dato dei dati in più, nel senso che io non li avevo citati per semplificare il discorso, ma lui ha rimarcato che la direttiva europea non esiste, che quindi è una balla colossale. È una barriera colossale l'appellarsi all'Europa per difendere questa decisione. Penso che sia doveroso, nonostante le priorità dei nostri concittadini siano ben altre, tornare indietro. Anche qua, ovviamente, quando una volta uno fa un danno, rimediare è assai più difficile. Più difficile, insomma, quando vale per questo, come vale per le UTI, quando si rompe qualcosa, dopo riaggiustarlo diventa sempre assai più complicato. Più complicato. Allora, qui abbiamo ancora tante mail, leggiamone qualcuna. Isabel scrive: il problema di noi giovani che partiamo all'estero per cercare lavoro, un tema che le sta particolarmente a cuore, e nuove opportunità, non è legato all'immigrazione, in quanto il problema della mancanza del lavoro è iniziato molto prima, con le varie riforme pensionistiche che prima hanno prosciugato i fondi INPS con le baby pensioni e poi, per tamponare la mancanza di fondi, hanno continuato ad aumentare l'età pensionistica, lasciando i giovani under 29 in una situazione di disoccupazione e precariato, costringendoli a emigrare e a subire ulteriori umiliazioni da parte del paese ospitante. Per quanto riguarda la sanità, il problema è la gestione dei fondi, che vengono letteralmente sprecati dai soliti che intascano i soldi che i cittadini versano con le tasse.
che dovrebbero invece essere usati per fornire dei servizi che per colpa dei furbetti non vengono forniti. Scuola e cultura sono nella stessa situazione. Questo dice Isabel al nostro ospite Ferluga. Allora, tanto saluto Isabel che conosco, d'accordo, e io sono d'accordo sull'analisi a sanità ed sono assolutamente d'accordo, nel senso che ho specificato l'immigrazione aggrava una situazione che è disastrosa. Il disastro è dovuto allo spreco dei soldi e a mala gestione dello Stato, anzi delle regioni, in questo caso per sanità e gestione regionale, dei fondi a disposizione. E chiaramente, quindi questo è vero. Quanto all'immigrazione, sì, non è che l'immigrazione è l'unico motivo che spinge i giovani a immigrare, ma non è nemmeno così irriverante, nel senso che lo scopo di questa immigrazione selvaggia è avere manodopera a basso costo, a buttare giù i diritti dei nostri cittadini. Chiaro, ci sono varie leggi, adesso ci troviamo in un mercato libero, tutti questi trattati di libero commercio con la Cina, con altri paesi, hanno inondato il nostro paese di merci a un prezzo assolutamente inferiore. Certo. E il problema è che anche a forza lavoro, in realtà, è una merce, e quindi anche a forza lavoro, diciamo, che costa poco, cioè sia questa immigrazione da paesi poveri, è sempre l'importazione di un bene, possiamo chiamarlo così, che costa di meno. Anche, cioè, nel mondo globalizzato girano le merci, i capitali e girano la forza lavoro. In questo caso noi stiamo importando forza lavoro a basso prezzo, così come importiamo prodotti finiti a basso prezzo, siamo la Cina, così come importiamo capitali, cioè Cina e i paesi arabi stanno comprando, pensate a quota di debito pubblico americano acquisita dai paesi arabi e dalla Cina, quindi nel mondo globalizzato è questo, quindi è chiaro che in realtà l'immigrazione incide, seppur non essendo l'unica causa, perché l'immigrazione è più uno strumento di un determinato processo che la causa scatenante, però non è così irrilevante. Quando si butta giù i poteri di contrattazione, i salari scendono, è chiaro. È quello che sta un po' accadendo, dice lei appunto. Abbiamo subito un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Sono Vittorio. Buongiorno a lei. Buongiorno. Sono il papà di Flicca, no? Buongiorno, Vittorio. Con la collana variana. Sì. Io mi faccio riconoscere, così mi odiano sempre di più. Ci dica, Vittorio. Sì, perché ho già abbastanza gente che mi odia. Ma no, dai. Sì, purtroppo sì, è così. Ci dica, Vittorio, che cosa voleva chiedere al nostro ospite? Al suo ospite, tanti auguri, comunque di buon proseguimento sia a me che al suo ospite. Tanto mi fa sempre piacere parlare con lei, signora Bucarella. Grazie. Volevo chiedere, visto che è lì di Muggia, siccome il 21 dicembre ero andato fuori a cena con la mia cagnolina, e dopo anche con un conoscente, e sono andato alla trattoria La Marina, pubblicità occulta, vabbè. Non mi interessa che mi facciano pure la querela, va bene, non c'è problema, visto che si mangia non bene di più, va bene, ok, abbiamo capito che apprezza. Allora ci dica. Avevo incontrato una persona che conosco, che è anche lui un cane, ma è vero che bisogna portarsi una bottiglietta d'acqua anche quando che fa la pipì il cane? Sì. Sì, a Muggia è obbligatoria anche bottiglietta d'acqua, non solo il sacchetto come a Trieste, ma anche bottiglietta d'acqua. Eccola. Ecco. Ok. È d'accordo? Sì. Va bene. Potrebbe essere anche ammesso anche qui a Trieste. Va bene. Anche se allora proveremo a suggerirlo, insomma, per prendere che sia su
sulle altre cose, mm-hmm. anche se faccio fatica ad abbassarmi, comunque mi abbasso. Certo, fa bene. A costo Bravissimo. Di rischiare di cadere. Grazie. Allora, niente. Grazie di questa telefonata e di questa testimonianza. Buona giornata e ancora buon anno. Buona giornata. Grazie altrettanto a voi. Poi a Muggia il dibattito sull'utilità della bottiglietta è ancora infiammato, almeno nelle strade, nel senso che alcuni sostengono che anziché pulire spalga lo sporco, ma a questo punto non avendo più cani non mi schiero su questo, insomma c'è dibattito almeno nei bar, nei caffè, sento tuttora. Il signore che ha un cane, appunto una cagnolina. A Muggia, per i testini, a Muggia è obbligatorio anche a bottiglietta. Ah, ok, benissimo, è bene chiarirlo. Allora, prima di passare alla prossima telefonata che è già pronta, volevo leggere ancora qualche mail. Dunque, c'è il signor Igor che ci scrive: con la nuova legge di stabilità sono state completamente, non si sa cosa, si è dimenticato una parola, le fantomatiche norme russo sulla sdemanializzazione del Porto Vecchio, dunque adesso non esiste nessuna sdemanializzazione, ma anche l'area del Porto Vecchio deve sottostare alle norme vigenti del trattato di pace. Andremo a verificare anche questa notizia. Poi invece, quando sento che al povero richiedente asilo, scrive Giovanni, a lui rimangono solo 2,5 euro in tasca, come vorrei che al pensionato rimanessero i 70 euro al mese dopo aver speso per il mangiare, affitto eccetera. Sarei proprio contento che potesse avere questa possibilità. È polemico Gianni, insomma, con questi provvedimenti. Poi c'è insomma Tiziano che le dice che lei parla un po' come Cosolini, perché insomma, vabbè. Ci sta, nel senso che i contenuti sono molto diversi. I contenuti sono diversi. Forse breve mossa, non ti è negato. I contenuti però sono ben alti. Completamente agli antipodi. Allora, poi migranti a Muggia, dice Giulia. La Lega è rimasta totalmente silente a Muggia contro l'immigrazione incontrollata. Si sono solo attivati i consiglieri Tarlao, Vlakov e Romano di altri partiti. Quando avete intenzione di darvi da fare, siamo delusi. Una critica da Giulia. Cosa risponde? Allora, che non è assolutamente vero che una parte dell'opposizione si è schierata contro questa immigrazione selvaggia. Cioè, anche noi, e soprattutto noi, ci siamo schierati contro questa immigrazione. Poi, su quanto effettivamente abbiano dei consiglieri d'opposizione la possibilità di opporsi a un'immigrazione che è calata dall'alto, che effettivamente, questo bisogna porsi la domanda. C'è purtroppo, abbiamo perso le elezioni, c'è poco da fare, adesso ci giriamo per pochissimo, causa le nostre divisioni, poi potremmo aprire un dibattito che finirebbe domani, abbiamo perso, adesso ci ritroviamo questa immigrazione selvaggia. In aula non è possibile votare, so che la maggioranza, e dopo ne parleremo, è divisa su numerosi temi. Il tema immigrazione l'ha compatta purtroppo, cioè non è possibile buttare il cugno su questo tema e da spaccarlo. E quindi avete questo tipo di difficoltà, insomma. Sì, c'è chiaro. Cioè noi portiamo le nostre battaglie in aula, in aula, qua, io appunto parlo in qualità di eletto della Lega Nord a Muggia, rappresento certo. I miei elettori, e le sue possibilità sono poche, perché cosa può un consigliere d'opposizione? Cioè l'opposizione può effettivamente contare qualcosa quando la maggioranza non ha i numeri. La maggioranza sta iniziando a scricchiolare, dopo vedremo, su diversi punti, sta scricchiolando, anzi, è anche bene, sull'immigrazione si ricompattono tutti. O meno, più o meno. Quindi assolutamente, però ritengo assolutamente ingiusto e falso dire che solo una parte dell'opposizione si sia mobilitata, siamo tutti mobilitati uguali. Poi è chiaro che questa parte, la mia parte dell'opposizione, come quell'altra, abbiamo potuto fare adesso ben poco, perché oltre ad essere minoranza Muggia, ci troviamo di fronte a un prefetto che attua delle politiche decisamente immigrazionista e decisamente d'imposizione sul territorio. Allora, abbiamo subito un'altra telefonata, sentiamola subito, poi parliamo appunto della situazione della giunta di Muggia e andiamo a vedere anche questo. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buon anno. Buongiorno. Pronto, pronto. La sentiamo, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Buon anno anche a lei, grazie. Vorrei fare presente una cosa, io sono una... Parliamo di pendistrazie,
parliamo di pensioni prima. Mm-hmm. Io sono un artigiano, ho 80 anni. Mm-hmm. Io quando ero in attività volevo pagare di più le marchette dei contributi per avere una pensione domani più vivibile. Mm. Lo Stato non ce l'ha permesso. Capito. E quindi adesso dice posso fare ben poco, insomma. No, adesso prendo più o meno come quella di artigiano. Certo. Ma io volevo di più. Ma non mi hanno lasciato pagare, io non volevo pagare di più. Capito. Quello che stavo pagando. E non mi hanno permesso. Lo Stato, lì, chi era, non ci permettevano. Capito. E voleva testimoniarci questo, insomma. Sì, tutto questo, tutto va qua. Va bene. Grazie allora, buon anno a lei e buona giornata. Sì, anche tanto, sì. Buongiorno, sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Anche torniamo appunto sul problema pensioni e sul fatto che dopo una vita di lavoro un ulteriore prenda... testimonianza di quello che molti noi sperimentano nella propria famiglia. Io trovo uno zio che è appena andato in pensione e si trova in una situazione identica. Identica assolutamente. Okay. Cioè, quindi occorrebbe, questa sarebbe una riforma delle pensioni, non la riforma Fornero che ha fatto solo che danni, e anzi danni è un riduttivo. Mm-hmm. Per... Allora, poi c'è Sonia che interviene e dice mi sembra che anche a Trieste c'è l'obbligo della bottiglia d'acqua per il cane. Anch'io avevo il dubbio, non mi ricordo esattamente io se c'è vivendo l'obbligo, a Muggia, però io non ho più il cagnolino e quindi... Io avevo cani fino anni fa. Fino a qualche anno fa non c'era questo obbligo, però poi... cioè io so... Io vorrei ricordare che è possibile che sia potrebbe stato essere introdotto. Cioè io appunto so la situazione del mio comune. Andiamo invece a vedere l'articolo che citavamo all'inizio, l'articolo del Piccolo di qualche giorno fa, in cui il sindaco del vostro comune, il sindaco di Muggia, Laura Marzi, fa un po' una sorta di bilancio dell'anno che è appena trascorso e di quali sono le sfide per il 2018, punto per punto. E vediamo qui il titolo, turismo, accoglienza e raccolta porta a porta, le grandi sfide del 2018. Avevamo iniziato un pochino a così fare le pulci a questo bilancio, vero? Che cosa pensa, da quale argomento voleva cominciare proprio di quelli che tratta è proprio il sindaco Marzi? Sì, partiamo anche dai rifiuti anche ecco. Su quali volevo dare alcune informazioni ai muggesani, sì. Perché numerosi cittadini mi hanno fermato per strada chiedendomi novità, quando ci sarà questo passaggio dal sistema attuale al sistema di raccolta differenziata. Sì. Io ho presentato un'interrogazione durante l'ultimo consiglio comunale a Muggia, cioè, e mi ho ricevuto le risposte, diciamo, che avevo chiesto. Il nuovo sistema di raccolta rifiuti partirà l'1 marzo. Queste sono state le parole dell'assessore Viteri. Già nelle scuole di Muggia è in corso un processo di informazione degli alunni e il processo di informazione invece degli adulti inizierà dopo il 15 di gennaio e proseguirà insomma fino diciamo all'entrata in vigore del nuovo sistema. E anche il materiale, cioè i cassonetti per capirci, in pratica, sì. per le varie tipologie di rifiuti verranno consegnati nel periodo della seconda metà di gennaio in poi. Queste sono le risposte ufficiali ricevute in seno al Consiglio da parte degli assessori competenti. Poi, sui miei giudizi, sulle criticità di questo sistema, io già ogni volta sono venuto qua, io espressi, nonostante sia indubbio che la situazione precedente fosse intollerabile, nel senso che bisogna riciclare di più. Questo è un dovere morale, un dovere anche verso certo. Le generazioni future. C'è indubbio, chiaramente, questo nuovo sistema è stato fatto in velocità e con numerose pecche. Io presenterò una mozione che chiederà che perlomeno i servizi sociali del comune intervengano
per aiutare gli anziani che hanno difficoltà a sollevare un bottino e vuotarlo. A questo punto questa mia mozione non sarà una richiesta di modifica della delibera, cioè del piano rifiuti, ma sarà appunto una richiesta di attivazione di un servizio sociale per soggetti che, veramente, certo, che palesemente non sono in grado di sollevare il bidone, perché un conto è buttare via una borsetta con due bottigliette, un conto è portare giù dalle scale, certo, e tanti appartamenti di Muggia sono senza ascensore, certo, un intero bidone pieno di bottiglie di vetro. Cioè, io mi domando come alcune persone con problemi motori riusciranno a fare questo intervenire. Cosa. Cioè, critiche poi sarebbero tantissime, e faccio ogni volta che vengo qui, penso che questa volta vi risparmio perché ormai sono tipo sei mesi, penso che tutti abbiano sentite. Io spero e auspico, e sicuramente da parte del mio gruppo c'è tutta la disponibilità per migliorare cose. Ci è stato promesso mesi e mesi fa che l'attuale sistema sarebbe stato oggetto di futuri miglioramenti. Noi questi miglioramenti li vogliamo il prima possibile. E poi commentiamo magari velocemente anche il fatto di ieri, insomma, a Muggia l'assessore Tullio Bellen abbandona la giunta comunale, l'ex assessore alla cultura, sport e protezione civile spiega di aver lasciato il suo incarico prevalentemente a causa di una mancanza di gioco di squadra. Insomma, cosa sta succedendo nella maggioranza e nella giunta comunale di Muggia? Premesso che non ritengo essere buona educazione immischiarsi negli affari di altri partiti, in questo caso però mi permetto di intervenire, perché diciamo di questi dissidi, di queste vite interne alla maggioranza ne risente l'intera cittadinanza. Quindi mentre di solito non mi impiccio di questi problemi, e qua un giudizio politico voglio dare. Cioè, sicuramente la maggioranza ha delle difficoltà, e delle difficoltà che secondo me dopo le elezioni politiche, soprattutto regionali, esploderanno, nel senso che adesso Belen, persona che stimo molto, oltre a dimettersi assessore si è anche dimesso a consigliere, cioè non ha voluto fare la spina nel fianco dell'attuale maggioranza, però io assicuro, ho notato nei vari dibattiti, che i mal di pancia non si limitano al suddetto ex assessore, posso Tullio Bellen, ma sono stati più diffusi. Infatti una nostra mozione sullo sfalcio dell'erba, nel quale in sostanza si diceva che si può fare di più, è stata respinta a maggioranza, ma ha dovuto sospendere la seduta e ha avuto delle difficoltà, diciamo, chiaro, a respingerci proprio per il mal di pancia. Quindi assolutamente non sono uniti perché non hanno fatto tutto bene. C'è dentro quella maggioranza, che io non appoggio, che io avverso, ci sono degli assessori validi, parliamoci chiaro. Sarebbe falso affermare il contrario, sarei malafede, ma esistono anche degli assessori che combinano. Non combinano niente o poco. Okay, quindi che l'assessore si sarebbe dimesso, sinceramente non me lo sarei aspettato, però cogliendo col senno di poi alcuni segnali, cioè uno a caso, era venuto all'ultimo consiglio comunale. Ho interpretato allora come una malattia, ma adesso evidentemente c'era altro. Poi, due mesi fa, si astenne su una mia mozione che resto della maggioranza. Bocciò, facendo uno più uno, il campanello c'era. Ribadisco, non è l'unico caso di dissenso verso le politiche. Quindi il sindaco di Muggia assolutamente non può dire che cose siano andate bene, perché appunto c'è chi nella stessa maggioranza dissente. Lo chiederemo poi direttamente anche naturalmente al sindaco di Muggia. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. 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 Ho telefonato in favore dell'assessore Giorgi e di quello che sta succedendo, niente meno sul piccolo, Mentana, la Chiesa e tutti che ci sono contro di lui. Non vedo perché. Se lui ha pensato ai nostri figli, perché sono abbandonati dalle istituzioni, che già chi pensa agli altri, no? Credo. Poi se loro non credono alla nostra religione, per cosa gli regali questi giocattoli? Capito. A favore di cosa? Perché festa, no? Certo. Poi un'altra cosa, se intanto in debita, no? E qui ci metto la faccia,
però nessuno si è indignato quando che a Roma Bertone, con i soldi del bambino Gesù, si è fatto l'attico di 400 metri quadri. Lì nessuno si è indignato. Lì sono stati tutti zitti. Allora? Chiaro, chiaro. Allora capito. Come la mettiamo? È una schifezza. Lasciate in pace Giorgi, che è una persona che sta lavorando per il paese. Ok. Sono servizzato per due autini, una bambolina o cosa. Gli altri hanno già tanto, dal comune, dalla chiesa e tutti, e i nostri figli sono abbandonati, devono andare via dall'Italia dopo che hanno pagato le tasse universitarie a Trieste. Poi okay. Un'altra cosa, sì? No? Dica. E degli 80 euro mm-hmm. che ha dato Renzi, mm-hmm. io ho due nipoti, devono ritornare tutti i soldi che gli ha dato Renzi perché non superava i 66.000 euro all'anno. Mamma hanno mia. Dovuto tornare tutti i soldi indietro, grazie Renzi, vergogna PD, andate a casa. Grazie signora, ha espresso il suo parere, il sostegno all'assessore Giorgi per quanto aveva detto, lo ricordiamo, sui bambini italiani, no, a cui erano destinate certe iniziative per la Befana. E, sì. È stato molto attaccato questo suo intervento, sì. Lei è d'accordo con la signora? Assolutamente, sì. Io infatti mi sono prodigato a difendere su Facebook l'assessore mm-hmm. Giorgi perché mi sono indignato nei confronti di coloro che si erano indignati a loro volta mm-hmm. contro l'assessore. E io non ho trovato l'indignazione ipocrita e falsa, nel senso che discriminazione... Molto bene ha detto il mio segretario Paolo Berti che ci si indigna per una presunta discriminazione quando lo Stato discrimina ogni giorno i nostri concittadini. Mm. Mi sto riferendo nello specifico alla legge che garantiva benefici a coloro che assumevano immigrati anziché i cittadini italiani. Questa è una discriminazione e ai buonisti questa va bene, a me non va bene. Io vi dico sinceramente, io penso che la beneficenza privata, perché sto parlando di una beneficenza privata, debba essere libera. Cioè il buon cuore di ciascuno, non spetta a noi valutare il buon cuore di ciascuno. Okay. Cioè nel senso che se un'associazione con soldi privati vuole fare del bene a categoria piuttosto che un'altra, è legittima. Io dico anche nei confronti degli immigrati, se un'associazione ci dice mi occupo solo di immigrati, certo. con i vostri soldi, non con i soldi pubblici, per questo è quello che non accetto. Cioè io, noi la Lega contesta che tanti soldi pubblici dei cittadini vengano dati a questi richiedenti asilo. Okay. E per nel contempo però che un'associazione privata decida di fare del bene ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri o una parte, una qualsiasi categoria, con i loro soldi ciascuno deve fare ciò che vuole, che ritiene meglio, crede. E poi se uno crede nell'altissimo sarà altissimo a valutare quanto buona è stata questa azione. Certo, quindi assolutamente sì. Trovo ipocrita questa indignazione, nel senso che a parte questo evento per la Befana non organizzato, cioè semplicemente come un atto semplice patrocinio, cioè non è organizzato direttamente il comune, ma un'associazione che di volontariato che opera sul territorio. Quindi insomma ci sono tantissime associazioni che fanno il contrario e nessuno si indigna. Questo mi dà. Io vi dico sinceramente, se io decidessi di fare e beneficenza, avessi 1.000 euro e decidessi di assegnare dei bambini, io non farei discriminazioni. Ma una scelta mia, Giulio Faruga, certo. Cioè io che ho a che fare con i bambini per lavoro, eccetera, io sicuramente direi per tutti i bambini. Chiaro. Però chiaro. Non accetto che si metta in croce un assessore che ha appoggiato un'associazione che dubbiamente fa del bene, quando discriminazioni del senso opposto si incontrano a decine, centinaia, migliaia. Capito. È ipocrita. Molto, molto chiara la sua posizione. Allora sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, signora buongiorno Laura. Buon anno, anche se un po' in ritardo. Buon anno. Volevo due argomenti. Uno, quello più futile, riguardo i sacchetti. Sì. A mio giudizio, come giustamente ha osservato un altro telespettatore, questa è stata una distrazione di massa, la chiamo io, perché appunto per coprire gli aumenti della luce e del gas, Renzi avrà pensato la furbata, aspetta che diamo questo argomento dei sacchetti, così tutti si concentrano sui sacchetti e non su, appunto sugli aumenti
commenti, chiaro, che quelli sono veramente disastrosi per noi purtroppo comuni cittadini, no? Anche perché oltretutto vi dirò, che non so se lo sapete, ma penso di sicuramente di sì, che già anni fa la stessa Unione Consumatori aveva contestato i sacchetti che distribuiscono nei supermercati, perché spesso sui loro sacchetti c'è il marchio appunto del supermercato. Certo. Ecco, e quindi non dovrebbero neanche farli pagare, perché io in effetti quando vado in giro con i loro sacchetti reclamizzo il marchio del supermercato, quindi anzi dovrebbero essere loro a pagare me che faccio pubblicità e non il contrario, no? E invece l'hanno sempre fatti pagare, quindi già lì già è una cosa che non funziona. Vabbè, chiuso questa stupidata, apro un argomento a me caro, so che nessuno ne ha parlato, mi sul chiodo fisso purtroppo, riguardo alla ferriera. Ecco, purtroppo io vedo ultimamente, sindaco di piazza, che è tutto un cuore, due capanne, una capanna, come si dice, con la Serracchiani, bacini, bacetti, una grande stima, eccetera eccetera. Cioè, secondo me, io posso capire che lui magari lo fa anche per avere dei giusti introiti per il suo comune, eccetera, dalla provincia eccetera, però se io devo combattere un grosso problema che abbiamo in questa città, che è appunto la ferriera, e il mio nemico, fra virgolette, ovviamente, che la Serracchiani la combatto così, non penso di ottenere quasi niente. Cioè, secondo me dovrebbe avere più polso, meno baci a bracci, e dire no, guarda, devo fare così, cos'ha, oppure basta, altrimenti non vedo come può combattere in questo modo il problema anche della ferriera, tutto lì, ecco. Chiaro. Va bene, grazie. Buona giornata. Che cosa rispondiamo al nostro telespettatore sui due argomenti, insomma, che ci ha proposto? Sì. I sacchetti abbiamo già parlato ovviamente. L'elogio che ha fatto il sindaco di Trieste, della Serracchiani, mi è andato un po', diciamo, di traverso. Sì. Io non me la sentirei mai di sottoscrivere un giudizio del genere su operato della Serracchiani, che la quale, anzi, non vedo l'ora che venga, che se ne torni finalmente a Roma. A Roma che ci lasci in pace, ha fatto già abbastanza danni in 5 anni. E per quanto riguarda la ferriera, io penso che, intanto, premesso che mi dispiace che una parte dei movimenti che lottarono per la chiusura della CADO si siano stati il sindaco, mi dispiace perché io ho partecipato ai loro presidi, e devo dire che sono persone sicuramente rispettabili, persone a cui ci si trova bene, quindi mi ha molto dispiaciuto questo distacco che c'è stato. Per lo suo tempo, penso che la strategia, seppure condita, diciamo, seppure difficile da capire dal cittadino comune, chiaro, perché siamo tutti inquinati, anch'io respiro, anche il sindaco di piazza, tutti noi triestini e mugesani respiriamo quell'aria schifosa, diciamo, quindi siamo tutti in una stessa barca, non è che il sindaco di piazza sia non respiri quello schifo, respiriamo tutti, siamo tutti sulla stessa barca. Il problema è penso che la strategia giusta per chiudere l'aria a caldo, perché noi vogliamo chiudere l'aria a caldo, sia appunto quella di ridurre la produzione, ottenere una riduzione della produzione, tanto da rendere la produzione non più conveniente. Perché come sapete, un sindaco non ha il potere di chiudere, non può. No, infatti. Non può chiuderlo, cioè può rompere scatole, e quindi è una guerra di logoramento lunga, di posizione, alla quale io spero che noi usciremo un giorno, prima possibile, presto, perché sono anch'io stufo di espirare quest'aria mortifera, però è una guerra di logoramento, una guerra di nervi, una guerra di mosse contro mosse. Chiaro. Cioè, io mi rendo conto, i cittadini hanno ragione di arrabbiarsi, perché un cittadino che paga le tasse, che rispetta le leggi, deve pretendere cose. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ci rivediamo subito dopo per le battute finali di questa puntata. Fra poco. Bentornati in diretta, Sveglia Trieste. Allora, abbiamo ancora soltanto 2 minuti di trasmissione. Volevamo fare rivedere questo meme carino che ci ha mandato il signor Tiziano, in cui appunto è ritratto il nostro ospite, ma lei parla un poco come Cosolini, e le ha fatto molto ridere, insomma. Sì, l'ho apprezzato, veramente. Molto spiritoso. E io c'ho remoscia, tutti gli amici mi prendono in giro su questo mio aspetto.
e me la vido di gusto proprio. Benissimo, ci fa piacere. E allora volevo so concludere con un'iniziativa che le era stata richiesta da alcuni cittadini, sì. Vero? Cioè io mi faccio portavoce di questo, sì. Io ho volantino per il mio movimento, per il mio partito, mm-hmm. sono trovato a, mi è stata riferita da un cittadino una situazione che mi ha particolarmente, diciamo, turbato. Adesso questo cittadino si è lamentato di uno, fortemente, è detto, di un operatore di Amico Aria di San Giovanni, mm-hmm. Amico Aria che dipende, che l'edificio appartiene a Rater, mentre, mm-hmm. mentre i servizi sono gestiti dall'azienda sanitaria, di un operatore che ha comportamenti, secondo quanto riferitomi appunto da altri mm-hmm. e ha comportamenti assolutamente scorretti, quale insultare le vecchiette, mm-hmm. e insultare le vecchiette, fumare dove non dovrebbe e fare assai male. Io appunto qua non voglio commettere in croce nessuno, non dico nomi, chiaramente, mm-hmm, io vorrei solo due cose. Segnalare e so che appunto che sia l'altro che Amico Aria, la cosa è stata più spessa, più volte richiesta, segnalata dai cittadini e che non hanno ricevuto alcuna risposta. Io quindi chiederei prima di tutto di rispondere ai cittadini perché il pubblico è al servizio dei cittadini, lavora per i cittadini, certo. Quindi invito subito a rispondere. Secondo, anche a verificare, ovviamente, senza mettere in croce nessuno, senza condannare nessuno a priori, ma di verificare se il comportamento di questo operatore che mi è stato riferito da più di una persona. Benissimo, grazie anche per questa segnalazione ulteriore a questa trasmissione. Grazie molto a Giulio Ferluga per essere stato con noi questa grazie mattina. Grazie a voi. Al prossimo appuntamento, e invece appunto il prossimo appuntamento con Sveglia Trieste domani mattina puntuale alle 7. L'informazione torna su Tele4 alle 13.20 e poi alle 19.30 per l'edizione serale. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. E ancora auguri.